Bentrovati amici, buonasera, 16 Napoli, speciale Champions League, minuto 72 di Barcellona-Napoli, risultato che vede in questo momento il Barcellona avanti 2-1, attenzione qui live, ve la raccontiamo perché stanno ancora giocando, contropiede pericoloso del Barcellona, occasione che alla fine sfuma, momenti di grande tensione anche in studio, il Napoli c'è, il Napoli sta provando a trovare il gol del pareggio, ha avuto diverse occasioni, ha avuto una fase di vero e proprio dominio al Montjuic, poi c'è stata la reazione come in questo momento della squadra padrona di casa, ma il Napoli c'è, speriamo che possa arrivare il jolly in questo finale, da raccontare anche un clamoroso rigore negato a Victor Osimhen. Qui attenzione ancora a Barça, Meret va in parata, momento un po' di sofferenza degli azzurri, vi racconteremo questo finale di gara e il post gara con la squadra di 16 Napoli, partendo da lei, da Eugenia Saporito. Buonasera a tutti e bentrovati. Eugenia, molti stanno vedendo la gara, però se c'è qualcuno che ha voglia di chiacchierare, certo, con noi, come può farlo? È possibile mandare messaggi WhatsApp al numero 342-8725-223 e telefonare al numero 800-919-002. Perfetto, perfetto, la squadra di questa sera di 16 Napoli con Maurizio Zaccone che è in trasferta, poi lo raggiungeremo, è sul campo di Barcellona, sentiremo anche la sua voce più avanti, quindi al suo posto oggi c'è Gianluca Musca. Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori di 8 Channel. Ciao Gianluca, ben trovato, ci fa piacere ritrovare anche un amico di 16 Napoli, il collega Adriano Pastore. Buonasera a te Arturo e a tutti i telespettatori. Ciao Adriano, bentornato come sempre alla mia sinistra Angelo Forgione. Ciao Arturo, buonasera a tutti, non mi disturbate, sto vedendo la partita. Angelo è teso, siamo tesi tutti perché veramente poi quello che ha raccontato fino a qui la gara è di un Napoli che, esclusa quella parentesi di mini blackout che ha portato ai due gol del Barcellona, il Napoli poi ha tenuto bene il campo, ha creato situazioni interessanti, ha messo in difficoltà la squadra di Xavi che passeggia, lo vediamo nei monitor in basso, molto nervosamente perché sa che il Napoli è una squadra che comunque ha la possibilità di far male in fase offensiva. Peccato per quel blackout, Adriano, a inizio del secondo tempo, dopo un avvio anche buono, poi ci sono stati quei 10 minuti di blackout. Sì, assolutamente, il Napoli si è trovato in balia di un Barcellona molto propositivo, attento, che ha giocato come sempre molto alto e ha pagato caro questa probabilmente questo calo di tensione, forse non ha retto emotivamente questo approccio del Barcellona. Il Napoli però poi ha ripreso le redini, insomma, del gioco, se l'è giocata, ma partita comunque molto complicata e tra l'altro ritmo molto alto, quindi insomma non una partita facile. Però è sembrato che spingendo un po' in più sull'acceleratore il Napoli potesse riuscire, insomma, a riagguantarla. Manca ancora un po', ci sono ancora tanti minuti, però come dicevi il rigore su Osimhen veramente è clamoroso. Non rivederlo nemmeno al VAR penso sia stata veramente una roba brutta. Pensando già alla partita dello scorso anno contro il Milan, ci siamo già passati, no? Ci siamo già passati lo scorso anno, Leao Lozano, quel rigore clamoroso al Maradona non dato al Napoli contro il Milan. La storia si ripete, Angelo, tu che di storia sei un esperto. Sì, purtroppo quello mi sembrava nettamente calcio di rigore, ma purtroppo l'arbitro non ha voluto sapere le ragioni e quindi speriamo che non pesi troppo il risultato, sul risultato quel calcio di rigore. Perché non pesi, c'è bisogno che il Napoli segni un gol prima del 90esimo e questo è la palissiano, ma il problema è che la sensazione che io adesso è che se non si accendono quei due là davanti, cioè Osimhen e Kvaratskhelia, difficile farlo questo gol, ci vuole un'invenzione loro, qualche giocata, qualche tiro da fuori, qualche incursione di Osimhen, non lo so come, ma se non lo fanno loro è difficile che arrivi. Prima di andare da Eugenio e da Gianluca andiamo proprio a Montjuic dove c'è Maurizio Zaccone. Maurizio. Arturo, non so se riesci a sentirmi. Ti sentiamo, ti sentiamo. Che c'è senza qui dallo Stadio Olimpico, è un'atmosfera calda, caldissima, noi ci crediamo ancora ovviamente,
perché può bastare niente per poterla risolvere. Cioè, non ci ha fatto rassegnazione. Ovviamente siamo consapevoli che entrare fra le prime otto d'Europa è un mezzo miracolo quando abbiamo faticato a stare fra le prime otto in Italia, però il campo deve deciderlo e il campo per il momento non ha emesso ancora nessuna sentenza. Mi è sembrato mancasse un rigore a Osimhen, qui è sembrato a tutti, me lo potete confermare voi dallo studio. C'era Maurizio, c'era. Esattamente, quindi emerge anche un rammarico maggiore, perché ti rendi conto poi che diventa tutto sempre più difficile, però dobbiamo provarci, questo è. Quindi serve non smettere di crederci fino all'ultimo minuto, una palla dentro e la speranza può essere viva ancora per altri 30 minuti. Maurizio, la situazione ospiti, si fanno sentire i napoletani. Perdone Arturo, quando si accendono fiammate poi sì, l'audio ti perdo, la situazione... No, la situazione, scusami, dei tifosi, si fanno sentire i napoletani, come c'è il tifo. La situazione del tifo. No, va bene, stacchiamo, salutiamo Maurizio, torniamo dopo da te, perché sono momenti anche concitati. Nel frattempo Calzona si gioca la carta Raspadori, chiaramente, con Napoli che passa probabilmente da un 4-2-3-1, è uscito Traoré, peccato, perché poi Traoré nel secondo tempo, Eugenio, secondo me era stato forse il migliore del Napoli. Sì, in realtà sì, anche perché questo ragazzo ha dimostrato, insomma, di sapere affrontare anche squadre come il Barcellona. Quello che non mi sta piacendo, ma vabbè, aspettiamo prima di dirlo, perché non vorrei dire cose che poi alla fine possa segnare Osimhen, però Osimhen non mi è piaciuto. Ma va bene, ti perdoneremmo, Eugenio. Non mi è piaciuto per se nulla. Se segna Osimhen perché... mentre parli va bene uguale. Non mi è piaciuto. No! Situazione clamorosa, ragazzi, di Lindstrom, che di testa da 3 metri praticamente non è riuscito a centrare lo specchio della porta sul cross di Olivera. Perfetto, era tutto solo, Lindstrom è andato a botta sicura e non è riuscito a inquadrare lo specchio. Peccato. Mamma mia, ragazzi, veramente di 20 centimetri questa palla. Forse perché è stato anche non un po' entrata. Bastava mettere la dritta per dritto. Doveva piazzarla un po' meglio Lindstrom, chiaramente il colpo di testa non è la sua specialità, però ecco, a questi livelli. Vai. Sono d'accordo, e dicevo di Osimhen, l'ultima cosa, che secondo me è troppo attendista, sta aspettando, insomma, che qualcuno gli passi la palla, e non lo vedo insomma andare a recuperare i palloni insieme ai compagni, insomma, e quindi questa cosa non mi sta piacendo per nulla. È come se, non dico ma avessimo uno in meno, però da questo punto di vista, visto che lui è attaccante e si trova nella fase offensiva del campo, dovrebbe secondo me fare molto di più. Sì, dovrebbe fare di più. Gianluca, questa occasione ce la ricorderemo se il Napoli poi non riesce a pareggiare, perché questa è veramente un'occasione ghiottissima. Un vero peccato, era stato un bellissimo inserimento. Sono d'accordo con Eugenia, solitamente Osimhen fa reparto da solo, ma questa sera è fuori reparto, veramente assenteista direi, quindi un peccato non averlo tra i protagonisti. Sì, ha fatto anche il lavoro un po' sporco stasera Osimhen, questa forse è uscita, anzi no, sì, per fortuna è uscita, minuto 81, è entrato Joao Felix, ecco, questa racconta anche poi le risorse del Barcellona. Angelo, Osimhen, come l'hai visto? No, non è la serata migliore per lui, non brilla. Stasera c'è bisogno, te lo dicevo prima, c'è bisogno, ma anche in questi ultimi 10 minuti, se dovesse riuscire a fare qualcosa sarebbe oro colato, ma è chiaro che una partita come questa, da un giocatore come lui, ti aspetti che lotti, che venga a prendere il pallone al centrocampo, che scambi. È un po' mancato, devo dire, stasera, però insomma questo non significa che non ci abbia messo quello che aveva. Probabilmente sta in una situazione, una serata un po' nera, un po' grigia, se non vogliamo dirla così,
Però dai, siamo fiduciosi, mancano 10 minuti e può darsi che possa venire il guizzo. Sì, la partita complicata soprattutto per i centrocampisti del Napoli, che probabilmente poi la loro difficoltà è ricaduta sia sulla fase difensiva che anche su quella di attacco, quindi andavano in difficoltà Osimhen come anche i compagni in difesa. A me quello che è piaciuto di meno questa sera è proprio Anguissa, anche in questo momento troppo impreciso, troppo a volte compassato, però il Napoli ce la sta mettendo tutta. L'occasione di Lindstrom è, non voglio resti il simbolo di questa gara, no? Aia, è finita. È finita così. Il Napoli becca il terzo gol da Lewandowski, azione in cui la difesa si è fatta proprio uccellare. Sono arrivati praticamente col pallone in porta. Purtroppo la legge del calcio non perdona. Lindstrom aveva avuto sulla testa l'occasione per fare 2-2, invece poi arriva il 3-1 del Barcellona al minuto 83, grande delusione sul volto degli azzurri, veramente un peccato, perché ripetiamo, il Napoli poi aveva tenuto molto bene il campo, soprattutto nel secondo tempo, però poi se sbagli tutte queste occasioni, il Barcellona è una squadra che è letale e ti può fregare. Qui triangolazione nello stretto con Sergi Roberto e poi alla fine palla per Lewandowski, che è andato a fare il comodo 3-1 a porta vuota. Nasce da una palla buttata via da Anguissa, stavo dicendo, no? In diretta, una, buttata via, una rimessa laterale regalata da Anguissa, che poi ha portato a questo 3-1 che condanna di fatto il Napoli. Mancano pochi minuti, servirebbe adesso veramente un miracolo. Abbiamo visto anche la grande esultanza dalla panchina del Barcellona, che evidentemente poi aveva avuto, no, paura del Napoli, perché c'è stato un momento, Angelo, che veramente il Napoli dominava. Adesso qua rischiamo proprio di mollare. Per fortuna Yamal scivola e alla fine riesce comunque a conquistare il fallo. Mi sembra, lo dicevamo, no, prima di iniziare, Angelo, chi ne avrà di più poi alla lunga porterà a casa questa vittoria. Allora, detto che la panchina, ma non solo la panchina del Barcellona, è esultato alla stessa maniera sia per il primo che per il secondo che per il terzo gol, quindi è chiaro che sono ben consci della loro difficoltà e del fatto che il Napoli potesse fargli un bello sgambetto stasera. Per loro arrivare ai quarti di finale dopo tante eliminazioni significa rientrare in qualche maniera dopo un periodo un po' nero tra le prime otto d'Europa, quindi questo dà un po' l'esatta dimensione di un Barcellona che non è più quello di una volta, però adesso sì che comincia a pesare quel calcio di rigore, cioè nel momento in cui vedi che il Barcellona ti fa il terzo gol, la riflessione sorge spontanea. Non può in una partita di Champions League regalare un calcio di rigore. In quel momento il rigore avrebbe cambiato probabilmente anche l'inerzia della gara. E sarebbe stato il pareggio del Napoli se chiaramente fosse stato realizzato quel calcio di rigore, ma di quello di calcio di rigore si trattava. Quindi negli ottavi di finale di Champions League, come in tutte le competizioni, però in queste competizioni qua non è possibile vedere un arbitro che glissa, che non va al VAR, che il VAR, con il VAR che non segnala l'irregolarità, insomma, peserà e siamo alle solite. Insomma, il Napoli purtroppo ogni anno si ritrova a dover piangere qualcosa. Vi interrompo perché siamo al minuto 86, andiamo in pubblicità che poi torniamo per i minuti finali e per il commento di Barcellona-Napoli. A tra poco. Ci siamo, il Napoli ha colpito poco fa una traversa con Oliveira su una grande azione sulla fascia sinistra di Kvaratskhelia. È stato sfortunato l'uruguagio che ha calciato di prima intenzione col sinistro, pallone che si è stampato sulla traversa, poteva dare uno sprint finale al Napoli che magari poteva provare un ultimo assalto. Stasera è andata così, tante occasioni fallite, anche qui erroraccio di Lindstrom a centrocampo, veramente una serata da dimenticare per Lindstrom, che è entrato, si è visto pochissimo, nell'unica occasione in cui si è visto ha sbagliato quello che poteva essere il gol del pareggio. Farà discutere secondo me il cambio con Politano, faranno discutere i due cambi,
Sarabi, perché Calzone ha tolto Mario Rui e Politano, che stavano giocando molto bene, sono entrati Lindstrom, che non l'ha toccata mai, Olivera, che è andato in bambola stasera con Yamal, non l'ha preso mai veramente il ragazzino del Barcellona. Forse ecco, questi cambi potevano essere gestiti diversamente da Calzone. Angelo, che ne pensi? Sì, col senno di poi è chiaro che tutto cambia in base a quello che è poi il risultato. Si è tolto Politano, ecco, senza senno di poi. Sì, come stava... No, non l'avrei tolto, nel senso che stava giocando bene, poi bisogna capire se fosse stanco o meno, che può darsi anche che... Da come è uscito però non mi sembrava. Non sembrava stanco. Anzi, era un po' arrabbiato. Quindi ci sta che potesse rimanere in campo. E il problema è che Lindstrom ha avuto la palla del pareggio e non l'ha sfruttata. Se l'avesse messa dentro non ne staremmo parlando adesso, però è un dato oggettivo che probabilmente il cambio non ha prodotto i risultati sperati. Sì, Eugenia, siamo al 91:30, poco davvero da giocare. Qui ci prova Quara, attenzione Quara, fil di palo, anche sfortunato il Napoli questa sera, no? Se si facevano meglio le piccole cose, sì, forse parlavamo di un'altra partita. Partiamo dal presupposto che se ci fosse stato dato il calcio di rigore staremmo parlando comunque di altro, o probabilmente magari starebbe comunque vincendo il Barcellona, però avremmo avuto altro tipo di opinioni rispetto ad alcuni calciatori. Sicuramente per quanto riguarda i cambi sono d'accordo, perché sia Politano che non mi ricordo l'altro che è stato sostituito, Mario Rui. Scusate, veramente sono stati, credo, i migliori in assoluto in questa partita. E questo cambio non l'ho capito, probabilmente, non lo so, si voleva preservare per non so per che cosa. E quindi, anche perché stava arrivando il quarto, quindi meglio di no. E volevo anche sottolineare la prestazione di Yamal, che è stato veramente eccezionale. Prima gli abbiamo dato la genitorialità di Mario Rui, però insomma questo sedicenne è fenomenale, veramente stato bravissimo, e ha saputo tenere testa lì a Mario Rui, mettendolo spesso e volentieri in difficoltà. Lobotka invece, ne abbiamo parlato, Adriano, è stato forse il migliore del Napoli? Sì, secondo me sì, ha cantato e portato la croce, come suol dirsi, ha corso, ha cercato di impostare, ha fatto tutti i ruoli possibili e immaginabili del centrocampo, probabilmente oggi è un peccato, ha dato tutto e non è riuscito a incidere forse come voleva, ma ora stanno arrivando i cambi, tra l'altro sono cambiato anche qua la scheda, che come hai commentato tu è uscito dopo quel tiro che ha fatto la barba al palo, ma ce n'era stato anche un altro tiro a giro sempre nel secondo tempo. Stasera comunque un po' di sfortuna, come d'altronde in tutta la stagione. Quest'anno se le cose avevi la sensazione che potessero andare male, poi sono andate sempre peggio. Quindi è un po' una stagione che devi prendere così. Si spera che il Napoli comunque in campionato riesca a fare un filotto di vittorie, perché questa squadra insomma non può mollare, soprattutto ora. Insomma, è finita, triplice fischio, passa il Barcellona, il Napoli è fuori dalla Champions, resta l'unico obiettivo adesso di provare a raggiungere questo quinto posto, sarà molto difficile. Napoli che adesso ha solo 10 gare da giocare, 10 gare, 10, 30 punti in palio e la speranza di provare ad accorciare in ottica quinto posto, che potrebbe essere utile per la Champions. Qui abbiamo live la vignetta di Gianluca che ci può raccontare, vai. Ci tengo a dire che ne avevo preparate due, però, perché con questa rapidità veramente non sarei, non questa avrei è potuto. Quella che non avremmo voluto vedere. Esatto, diciamo. Esattamente. Si immagina Calzona che rincasa e gli viene detto: Ciccio, troppi alti e bassi, e dimentica i quarti e riparti in quarta. È l'augurio di tutti quanti noi tifosi del Napoli, la speranza che in campionato ci si possa riprendere, e quindi in queste 10 partite che rimangono
poter fare quanti più punti possibili. Questo è insomma un po' il messaggio della vignetta. Ma d'altronde in questo momento il Napoli, mi aggancio alla vignetta, al senso della vignetta, in caso di vittoria sarebbe stato un, come dire, un'iniezione di adrenalina, di forza per il proseguo della stagione, però allo stesso tempo non vincendo non bisogna comunque demoralizzarsi, puoi mollare ora, anzi devi, in questo momento il Napoli deve gettare il cuore oltre l'ostacolo proprio per queste 10 partite restanti, perché lo merita quella maglia, lo merita lo scudetto che c'è ancora stampato, perché questo è stampato e non cucito sulla maglia quest'anno del Napoli, e quindi non devono mollare, non si devono far deprimere insomma da questa delusione di ma questa stasera sera. Il Napoli esce bene da questa partita, da questo doppio confronto col Barcellona. E forse è stato l'ottavo di finale più livellato, se vogliamo, quindi a dispetto di quello che... livello stasera, cioè sì, no, ma si è visto, il problema è che Napoli stasera paga le disattenzioni difensive di inizio partita, con quei due gol la strada si è impennata, è andata in salita subito, e quindi il Napoli ha dovuto rincorrere, ma ha avuto anche la forza di rientrare in partita, di mettere il Barcellona sotto. Diciamo i primi 15 minuti del secondo tempo è stato un Napoli superiore, evidentemente superiore. Poi chiaramente il Barcellona ha capito che se restava lì dietro le avrebbe prese alla fin fine, e quindi è venuto fuori, e anche, ripetiamo, complice l'arbitro, e questo è il risultato finale. Però il Napoli esce bene da questo incontro, quindi ha delle nuove certezze rispetto al passato. Noi dobbiamo fare i conti con quello che è stata la stagione, quindi se ci guardiamo indietro rispetto a un mese fa, questo è sicuramente un altro Napoli. Riversano queste 10 partite e speriamo che siano in crescendo, e che la classifica, che ancora ci dà qualche possibilità, ci dia la possibilità di sorridere a fine stagione per quello che può essere un obiettivo minimo, ma sempre un obiettivo importante. Obiettivo importante anche per dare poi continuità a questo progetto. Ci eravamo lasciati lo scorso maggio con l'idea, la convinzione di aprire un ciclo. Questo ciclo non solo non si è aperto, ma rischia di concludersi sul nascere, forse, anzi prima di nascere. Eugenia, ricordiamo un po' i numeri, immagino che i tifosi vorranno intervenire e interagire con noi stasera. Anche se già insomma stiamo ricevendo messaggi. Allora, è possibile inviare messaggi WhatsApp al numero 342 87 25 223 e chiamare al numero 800 919 002. No, se hai messaggi leggiamo qualche sì messaggio. Allora c'è Gian Piero, se non erro, che dice: caro Arturo, purtroppo la linea difensiva è stata scandalosa. Di Lorenzo, Wanyesus e Rui, e dopo Olivera hanno toppato. Beh, sì, Di Lorenzo, su Rui non sono d'accordo. Ma Rui ha fatto quello che poteva fare. Andiamo a Barcellona però, perché c'è il nostro Maurizio Zaccone in collegamento. Maurizio. Povero Gravaschi. Arturo, devi riesci a sentire la situazione, vabbè, ovviamente di sconforto generale, delusione. Fino a un certo punto, ovviamente. Parla. Senti? È un rigore clamoroso. Mi confermate che c'è stato chiaramente un rigore clamoroso non dato, che avrebbe potuto dare e cambiare tanto, ovviamente, di questa partita? Chiedo agli amici che sono qui presenti, col tuo permesso, qual è il loro pensiero sulla partita. Ragazzi, cosa vogliamo dire? Partita. Si poteva fare di più, però stagione la maledetta. Stagione maledetta. La stagione è quella che è. C'è delusione perché comunque bisogna sempre a fare tanti chilometri. Noi facciamo un piacere. No? Il presidente avrebbe fatto meglio, invece di promettere 10.000 euro di premio. No, se abbiamo un po' di problemi, la qualità non è ottimale, quindi poi magari sentiamo Maurizio dopo con calma, cercando di sentire lui. Angelo, parlavano già del presidente, che umore avrà il presidente stasera? Queste sono partite che costano. Anche quel rigore, ragazzi, poi adesso noi l'abbiamo visto e rivisto, ci sembrava proprio netto il rigore non dato al Napoli. Sì, e adesso ci tocca ribadirlo, ma è così, era un rigore netto, solare.
il classico step on foot, il calciatore che va a terra. Non riesco a capire come non si possa rivedere in sala VAR una cosa del genere, non si possa segnalare almeno all'arbitro di andarla a rivedere al VAR, al monitor. Quindi c'è sempre qualcosa di strano che accade e che penalizza spesso il Napoli, perché noi commentiamo il Napoli, però sono cose che succedono un po' dappertutto. Devo dire che quando giocano le squadre spagnole questi episodi sono sempre all'ordine del giorno. Insomma, Real Madrid e Barcellona hanno spesso queste spintarelle, quindi giocare in Europa con le spagnole si tratta anche di mettere in conto certe difficoltà. Il presidente che stasera sicuramente avrà un umore nero, perché sono soldi che vanno via, va via anche il sogno del mondiale per club, va via un po' tutta la stagione, si chiude un ciclo sul nascere, come hai detto tu Arturo, e svanisce definitivamente tutta una costruzione di uno scudetto probabilmente non progettato, non voluto, almeno per quello che era l'andamento dell'anno scorso. Quindi probabilmente lo si sarebbe voluto negli anni a seguire. È arrivato forse troppo presto, e altrettanto presto è finito questo sogno. Oggi ci ritroviamo con Napoli e Lazio, che hanno fatto primo e secondo posto. Io credo che sia una classifica che rivedremo difficilmente nel calcio italiano. Due squadre del centro-sud, Napoli prima, Lazio seconda. L'immediato post di questo storico risultato poi vede il Napoli e la Lazio in difficoltà, la Lazio ancora più del Napoli, quindi c'è da riflettere molto su quelle che poi sono le, come dire, lo strutturamento proprio delle società del centro-sud, che quando arrivano poi ai risultati non riescono a rafforzarsi. Probabilmente che quando riesce, come il Napoli lo scorso anno, che è andato oltre ogni possibilità, oltre immaginazione, la stessa cosa la Lazio per stare dietro a Napoli nonostante i tantissimi punti di distacco. Poi evidentemente quando non hai una forza economica, insomma organizzativa, non so come vogliamo definire, tante comunque insomma componenti che hanno magari i club super top, paghi l'anno dopo. Certo. Difficoltà enorme, ma anche sotto il profilo probabilmente proprio della abitudine a vincere, a restare a certi livelli da parte dei calciatori, quindi paghi a livello psicologico prima che fisico probabilmente. Allora, torniamo da Maurizio Zaccone. Maurizio, per questioni proprio tecniche, se riusciamo, se parli tu già è complicato, se facciamo parlare anche gli altri ci perdiamo un po', quindi dici la tua su questa partita, come hai visto poi il Napoli in campo? Sì, sì, mi è arrivato questo messaggio, quindi mi auguro che almeno sentite la mia voce. Ho sentito la disamina di Angelo, alla fine la sostanza è questa: pensare di andare nelle prime 8 squadre d'Europa, quando fatichiamo a essere fra le prime 8 d'Italia, sapevamo essere un'impresa non impossibile ma molto molto ardua. Purtroppo i limiti sono venuti fuori, ma in realtà li conoscevamo già. Ci siamo voluti cullare su un sogno, su una speranza di poter fare un'impresa che poi comunque avrebbe mostrato i suoi limiti successivamente, ma avrebbe potuto aprire un varco importante anche con il possibile accesso al mondiale per club e quindi a risorse finanziarie importanti per costruire un nuovo Napoli. Sono d'accordo, è giunto il momento di dire che il Napoli l'anno scorso forse stava avviando la costruzione di un ciclo, ma si è trovato a celebrare il punto più alto nel momento invece dove aveva forse costruito meno, ma stava solo ricostruendo. Quindi, perché nel calcio giocano tanti componenti, fortuna compresa. E lì è stato l'errore di non aver compreso quanto ci è girato bene e pensare che tutto stava andando per il meglio. Invece no, sono emersi dei limiti quest'anno che ci costringono adesso a ripensare il futuro del Napoli in maniera del tutto diversa. Questa è la mia sensazione. Poi, entrando nel calcio giocato, sì, mi è dispiaciuto vedere un Osimhen del tutto assente dal campo. E chiaramente questa è una cosa, e ovviamente quei due cambi che francamente hanno fatto perdere equilibrio alla squadra. Poi avranno avuto una loro logica, Calzona ce lo spiegherà e spiegherà, però sono sembrati francamente sbagliati.
Maurizio, ti ringrazio per il momento, ti ringrazio, magari poi torniamo dopo da te. Adriano, Osimhen farà discutere questa prestazione, sì, rigore ci poteva stare, però nello scontro diretto con Araujo ha vinto l'altro. Assolutamente sì, ha subito, ha avuto difficoltà enormi, anche se insomma nel corpo a corpo che è poi spesso il suo punto forte, no? Anche lì ha sofferto tanto, era a dire il vero anche molto solo lì davanti, insomma erano molto distanti i compagni, molto larghi sia Kvaratskhelia che chiaramente Politano, non c'era secondo me come dicevo prima il supporto dei centrocampisti, nel senso che c'era Lobotka impegnato su ogni fronte e un Zambo Anghissà molto compassato, Traoré mi è sembrato come dire si è calato bene nei panni insomma del centrocampista che serve in questo momento al Napoli, però mi è sembrato anche un po' forse in difficoltà nello gestire forse l'emozione della gara, è stato molto irruento nelle entrate, ha sfiorato il cartellino giallo più di una volta prima di prenderlo. Quindi insomma questo problema a centrocampo, come dicevo prima, secondo me è pesato anche sulla prestazione di Victor, che già era in difficoltà insomma con una marcatura così stretta. Sì, marcatura stretta. Kvaratskhelia invece, Gianlu, stasera a sprazzi, però da lui si aspettava quella continuità che ad esempio ha avuto col Torino, era stato devastante. Chiaro, il Barcellona è un livello differente, però da Kvara stasera io mi aspettavo quel pizzico in più. Sì, è venuto a mancare, io direi soprattutto nel secondo tempo, qualcosina all'inizio del secondo tempo, bene nel primo tempo, poi è scomparso, non si è andato a cercare quei bei scambi che riesce a fare di solito con Mario Rui, quella catena di sinistra che sta riprendendo a funzionare, purtroppo latitava il secondo tempo e purtroppo, come dicevo, non siamo riusciti a sfruttare le sue bellissime capacità, la sua creatività, e a questo punto, che dire, dobbiamo aspettare che nella prossima partita si possa riprendere al meglio. Bisogna aspettare la prossima partita, Angelo, però ormai siamo veramente agli sgoccioli di quelli che erano poi gli obiettivi. Il Napoli li ha persi tutti, siamo partiti con la speranza di poter vincere lo scudetto, è svanita dopo poco tempo. Pensavamo di essere una squadra competitiva sicuramente per le prime quattro e anche lì è svanita. C'è questa speranza quinto posto a cui restiamo aggrappati, ma siamo indietro rispetto alle altre. Siamo fuori dalla Champions agli ottavi, l'anno scorso siamo arrivati ai quarti, abbiamo fatto tanti passi indietro. Tantissimi passi indietro, ma piano piano anche nel corso della stagione. Ci siamo ridimensionati proprio. Molto ridimensionati, però adesso il Napoli ci deve provare lo stesso, insomma deve ritrovare, non è una frase fatta, ma insomma deve ritrovare alcune certezze per provare a centrare il piazzamento migliore possibile, che poi possa essere Europa League o Champions League, questo lo vedremo, però ha il dovere il Napoli di mettersi in testa di vincere gli scontri diretti contro la Roma, contro la Fiorentina, contro il Bologna, contro l'Atalanta, insomma il calendario ti dà l'opportunità proprio perché ci sono gli scontri diretti, quindi l'obiettivo adesso è mentalizzare la vittoria contro le squadre che ti stanno davanti, fare quanti più punti possibili e poi vedere che cosa ne viene fuori. Certo è che, come ho già detto in passato, il Napoli non può neanche consentirsi di uscire fuori dall'Europa, quindi anche se dovesse essere una confederation, una conference, perdonatemi, varrebbe lo stesso, anche se una coppetta, chiamiamola così, ma comunque il Napoli non può uscire dall'Europa perché il ranking europeo è importante. Il Napoli, se si vuole ripresentare in Europa, in Champions League, dovesse perderla quest'anno, ma se dovesse ripresentarsi a venire negli anni prossimi in Champions League, non può permettersi di ripresentarsi con un ranking inferiore a quello che ha conseguito, quindi deve conseguire qualsiasi partecipazione e poi onorarla, insomma, perché poi quelle sono competizioni alla portata del Napoli. Vediamo anche il Milan oggi che punta a vincerla l'Europa League, quindi se dovesse essere la Conference o l'Europa League, il Napoli anche avrebbe un altro obiettivo da potersi porre nella stagione prossima.
Sì, assolutamente sì, Eugenia. Parlavamo prima del centrocampo di Lobotka, Anghissà, Traoré. Sto ragazzo, soprattutto nel secondo tempo, c'è stato un momento in cui veramente si è caricato la squadra con un paio di giocate. Pensi che il Napoli debba valutare poi veramente seriamente la possibilità di riscattare l'ex Sassuolo? Ma io sono assolutamente d'accordo, perché è un giocatore che vale e sicuramente in prospettiva potrà raggiungere livelli elevatissimi. Ovviamente ha insomma bisogno di tempo per recuperare e per insomma entrare anche un po' negli schemi del nuovo allenatore, come anche un pochino gli altri, però gli altri conoscevano già Calzona, quindi lui probabilmente deve accelerare in questo senso. Però lasciami dire anche che questa sera ho visto un po' di distanze tra i reparti, soprattutto tra la difesa e il centrocampo, dove praticamente anche Lobotka ha dovuto faticare di più, però è stato un grandissimo Lobotka, quindi veramente ha dato non dico il massimo, ma ce l'ha messa veramente tutta e ci ha veramente salvato insomma in tantissime occasioni. Quindi onestamente sì, Traoré deve essere riscattato. Lo riscatteresti, sì. Tra l'altro stamattina si parlava anche di Ferguson, tra l'altro è strano che i telefoni non squillino ancora, perché solitamente ci inondano, credo che ci sia molta delusione in questo momento tra i tifosi, e la comprendiamo, perché poi il momento è quello che è. Oggi si parla anche di Ferguson come possibile erede di Zielinski, però il Napoli quel reparto deve iniziare insomma a ripensarci, no? A ripensarlo globalmente, perché hai venduto Elmas, hai perso Zielinski, hai fatto flop con Cagliusto, che non è un giocatore della Napoli, hai forse Folorunso, che è uno che può rientrare, Gaetano lo farei invece continuare in questo percorso importante, perché sta facendo vedere qualità. Però lì in mezzo servono investimenti importanti, serviranno. Sì, come dicevi tu, ripartire dal centrocampo, che è il cervello di una squadra, e poi il resto, insomma, è importante, perché bisogna capire anche, insomma, il mercato, in che modo si vuole continuare a farlo. Nel senso, tu dicevi Cagliusto, dopo Kvaratskhelia, che ha bene un altro ruolo, hai pescato il Jolly. Forse hai provato troppo quest'anno a cercare altri. Il Jolly. Esatto, quindi bisogna forse cambiare anche il modo di andare a fare mercato. Quindi su giocatori sicuramente giovani, ma magari meno scommesse, meno azzardate. Oggi l'emblema è Nathan, no, di questo mercato fallimentare estivo. Il peggiore in campo è Lindstrom, che era, sì, l'acquisto più costoso che hai fatto quest'estate. L'altro acquisto che hai fatto per sostituire il miglior difensore dello scorso anno è uno che non gioca, non tocca campo da mesi. Ma io credo non ci sia stata una vera e propria progettualità. Cioè, nel senso, è grave, Eugenio. Se non c'è stata. Perché già siamo partiti. No, secondo me c'è stata grande presunzione. Esatto, perché siamo partiti male. Quindi nel momento in cui hai dovuto fare anche poi un mercato di recupero, hai cercato di insomma inserire dei calciatori che probabilmente in quel momento non è che non ti servivano, ti servivano, ma non erano di livello. Dicevo io, come che non ci chiamano i nostri amici? Non ci chiamano perché c'era un problema sulla linea. Se ci dai l'altro numero, c'era quello non verde, se ce l'hai, se no, no, non ce l'hai, lo recuperi Orlando, magari te lo segnala un attimo. È in sovraimpressione, eccolo, guarda, Orlando te l'ha messo lì. 0825 23743. Abbiamo già la prima telefonata, andiamo veloci stasera, belli carichi, pronto? Buonasera, sono Guido. Ciao Guido, ben trovato, perché hai già chiamato in altre occasioni. Ben trovati a voi, siete sempre eccezionali. Grazie. Purtroppo... Guido, com'è l'umore? Perché poi è una partita difficile da commentare, no? Arturo, io sono delusissimo, ti spiego anche perché. Io dopo tre minuti dell'inizio della partita ho capito subito che le cose non andavano bene, perché ho visto una squadra molto svogliata, non c'era la voglia di lottare, di arrivare a ottenere un risultato, quindi si è capito immediatamente che le cose non potevano andare bene. Io ho avuto questa sensazione dall'inizio e infatti poi ci siamo ritrovati immediatamente sul 2-0. Per la verità il Napoli si è ripreso, perché comunque il Barcellona è stato messo in difficoltà in varie occasioni dal Napoli, che ha avuto le sue occasioni, pur non avendo Kvaratskhelia e Osimhen nella loro migliore giornata, anzi
Osimhen se contro il Torino faceva cazzotti con Buongiorno, questa volta invece litigava con la bandierina del guardalinee, perché sì, era sempre in fuorigioco nel primo tempo, quindi per tutta la partita poi questi due uomini, che sono i due, dovrebbero essere i due uomini migliori del Napoli, hanno deluso tantissimo. Nel secondo tempo il Napoli ha iniziato bene e poteva pareggiare, poi dopo con i cambi purtroppo non si è capito più niente, il Barcellona ha ripreso il pallino dei giochi, ci ha preso a pallate, Meretti è stato bravo e non abbiamo avuto la forza di reagire, se non con Lindstrom che poteva darci anche il pareggio, però purtroppo molti uomini sottotono e così non si può, anche se il Barcellona ha giocato con dei giovani, ma sono giovani di razza, questi a 20 anni saranno dei campioni. Guido, perché... ti fermo perché abbiamo tanti che poi vogliono intervenire, ti ringrazio come sempre. Grazie Guido per aver dato il tuo contributo, ci sta la delusione, ci sta, se la regia me lo fa vedere, però questo sarà un tema che comunque farà discutere, ecco, questo pestone, no? Step on foot, come tecnicamente lo classificava Angelo Forgione. Ragazzi, questo è rigore, poi chiaramente la foto magari può... No, non rendere onore a una dinamica di gioco che era chiara, no Adriano? Con quel piedone immagino abbia almeno un 46. Osimhen è andato via. Il piede completamente è tutto sotto al piede dell'avversario. Fuori gioco in partenza. Allora, la spieghiamo anche questa, perché molti me l'hanno scritto. Allora, se fosse stato fuori gioco, allora, l'arbitro non dà rigore, ok? Il VAR va a riguardare quella situazione, cosa fa? Dice ok, è rigore. Però se dice ok rigore, cosa fa? Verifica che fosse fuori gioco. Quindi se il check è avvenuto, perché io mi immagino che una situazione del genere sia stata guardata al VAR, evidentemente il fuorigioco non c'è, perché sennò c'è un doppio errore, perché se l'hanno guardata voleva dire che doveva ripartire col fuorigioco, invece siamo ripartiti col calcio d'angolo. Quindi la spiegazione lineare è questa. Quindi se è così hanno fatto un triplo pasticcio, perché se al VAR l'hanno verificato che fosse rigore ma c'era fuorigioco, si doveva ripartire con una punizione per il Barcellona. Andiamo al telefono che abbiamo due amici in coda. Pronto? Pronto? Pronto, benvenuto. Posso? Certo, sei in diretta, come ti chiami? Guglielmo, mi chiamo da Napoli. Io un saluto ad Angelo Forgione in particolare. Ciao Guglielmo. Noi dobbiamo però avere il coraggio, l'onestà intellettuale di stigmatizzare alcune prestazioni dei nostri calciatori. Vai pure, Anguissà è una rovina. Poi ne abbiamo parlato. Anguissà è una rovina, passaggi di 3 metri sbagliati. Lindstrom che sbaglia un gol del genere, staremo a parlare di un'altra partita. È andato con gli occhi chiusi, l'ha pure rimarcato il cronista di Sky, mi sembra. E poi francamente io non l'ho capito i cambi. Io davvero, il fatto che venga sostituito Politano sistematicamente, io non li ho capito. La partita è cambiata tatticamente a favore del Barcellona quando il Napoli ha tolto quei due elementi. Poi, andiamo avanti. Il rigore può anche essere dato, ma non possiamo, abbiamo la partita in mano, che la partita, il secondo tempo, si chiude e poi riguardo Osimhen se n'è andato già da parecchio tempo. Grazie mille a te. Ciao. Andiamo al telefono ancora, velocissimi per favore, che siete in tanti. Pronto? Ciao Arturo, sono Anna. Anna, buonasera. Senti, ti dico solo una cosa, non mi è proprio piaciuto per niente, né Osimhen né Marastella, la squadra. Io devo ringraziare soltanto a Meretti che ci ha salvato parecchi gol. Io ti ringrazio, ci sentiamo domenica, forza Napoli sempre, il cuore è mio, è del mio Napoli. Dai Anna, dai, l'importante è restare attaccati a questa maglia che ci fa soffrire, ma ci fa anche appassionare. Poi nella vita le passioni sono tutte. Io devo ringraziare Stefano Renza per il nodo alla cravatta, oggi mi facevano notare, grazie Stefano. A breve andremo di nuovo al telefono. Osimhen è già andato via da un po', diceva il nostro amico. Certo. Però nell'andata poi il suo graffio l'aveva dato. Sì, vabbè, Osimhen quando scende in campo non si risparmia, questo è sicuro.
Chiaramente con la testa non è un calciatore che è nel progetto, quindi è chiaro che non si nasconde, ma non dà nemmeno la sensazione, Angelo, di essere un calciatore che vale 150 milioni secondo te? Ma perché poi in queste gare qui devi fare la differenza. Ma l'anno scorso c'è stata una sopravvalutazione di tutta la rosa, compreso Osimhen. Osimhen ha fatto veramente la parte del leone l'anno scorso, quindi in quell'atmosfera così esaltante in cui la squadra ha dato veramente, è andata oltre quello che poteva essere un risultato standard della media di quella squadra lì, poi alla fine oggi ci ritroviamo con una squadra che ritorna sotto nei suoi livelli, perché questi sono i livelli del Napoli, se vogliamo. Forse qualcosina in più la potrebbe fare questa squadra, ma Osimhen oggi come oggi quei soldi non li vale. Però è possibile che nell'accordo ci sia già qualcuno che sia pronto a sversare una somma così importante, perché poi non dobbiamo dimenticare ci sono altri campionati munifici dove i soldi si tirano fuori con molta facilità. Sto parlando chiaramente dell'Inghilterra, dell'Arabia Saudita, dove Osimhen non andrà chiaramente, sto parlando anche di qualche squadra tipo il Paris Saint Germain, insomma c'è la possibilità che qualcuno tiri fuori questa somma qui. Se me la fanno rivedere, anzi se me la fanno vedere per la prima volta, la regia ha inviato una foto quando è pronta, la FIFA di fatto ha annunciato la partecipazione al mondiale per club della Juventus, quindi stasera sfuma un altro obiettivo molto importante per il Napoli, su cui De Laurentiis puntava molto. Poi staremo a vedere, no? Se ci saranno sviluppi legali sia in chiave Juve ma anche in chiave Milan, perché oggi poi ve ne parleremo dopo. Ci sono state delle novità importanti sulla questione Milan. Il Milan, ecco, la regia prontissima ci fa vedere il post su X, ormai ex Twitter, della FIFA, in cui si dà il benvenuto alla Juve al mondiale per club. È un po' rosichiamo, perché il Napoli tutti i suoi punti li ha fatti onestamente, la Juve di fatto no, perché è stata anche sanzionata per quello. È una situazione un po' strana, ma d'altronde sappiamo che ci fosse molto più interesse a avere, no, certi club in questa manifestazione che altri, per bacino d'utenza e tutto il resto. Andiamo al telefono, pronto? Pronto Arturo, buonasera. Mister Vincenzo, buonasera. Tu sarai arrabbiato con Calzone, io lo so. No. Ti sono piaciuti i cambi? No, ma vedi Arturo, non ha nessuna colpa, perché il discorso è questo: si è visto proprio la forza, diciamo, è un Napoli ormai è un buon ematico. Cioè prima o dopo doveva scoppiare. Purtroppo abbiamo fatto una buona partita, però in realtà, vedi, Quando noi arriviamo sempre secondo sulle palle alte e non riusciamo a dialogare al centrocampo, cioè nel male che Osimhen non viene mai servito a dover, ma sempre in fuorigioco, perché chi parte sempre in anticipo, vabbè. Però adesso a questo punto, vedi, è inutile piangere sull'altro versante, bisogna tornare da capo, vendere i migliori calciatori che c'è in Napoli, e deve dare un esempio a tutti che chi viene a Napoli a vestire la maglia del Napoli deve sudare, deve sputare sangue, perché a questo punto no, non si può più permettere giocatori che solo perché hanno un nome devono stare sempre all'apice. Purtroppo no, bisogna vendere. E gente come, purtroppo noi abbiamo 4 difensori che non sono più da Napoli, rendiamocene conto di questo, 4 difensori, non voglio fare nome, non sono più da Napoli, un centrocampo squilibrato, l'attacco ognuno va per sé. Cioè a questo punto no, io adesso ti segnavo un nome, metti questo nome in bacheca, caso, un ragazzino, caso, gioca nel Frosinone, caso. Caso. Ah, perché sì, pensavo Caio, Giorgio, quello della Juve. No, caso qua, quel ragazzino, caso, gioca nel Frosinone. Ti ho segnato questo. Cioè guardi, io sto dalla mattina alla sera a guardarmi i vostri calciatori e tutte come... Cioè, guardate questo, 5-6 milioni di euro sta, non di ce lo segniamo, mister, grazie. Un abbraccio, buona serata al nostro editorialista mister Vincenzo. Andiamo di nuovo al telefono, pronto? Buonasera, Luigi, sono Luigi. Lo so, Luigi. Sento un po', ti dico. Due cose. Vai. Allora, il presidente nostro, ma che va a fare ogni tanto negli spogliatori?
Poi no, ieri ne ha fatto uno proprio sacrosanto, adesso si prende pure una bella multa. Con questo signorino non ne possiamo più. Poi su Varascheglia e Osimhen stasera sono stati proprio deludenti, hanno mancato proprio i migliori. Ecco perché il Napoli non ha fatto risultato. Questo è il problema. Poi sul calcio di rigore, un'altra volta siamo stati presi in giro, perché quella era calcio di rigore, l'ha detto anche la 7. La 7 l'ha detto. Ah, va bene, quello era calcio di rigore, si è ripetuto la stessa cosa contro il Milan. Non ne possiamo più. Hai ragione Luigi. Se il presidente non si calma un po', noi non andiamo da nessuna parte. Grazie, grazie Luigi, grazie per il tuo sfogo, lo raccogliamo, l'hanno detto sulla 7, l'abbiamo detto pure noi sulla 16, siamo credibili allo stesso modo. La caro. 16 suona male. Esatto. In canale, questo momento no, la 16 non si può nominare. Diceva Luigi Adriano, difesa da ricostruire, effettivamente anche guardando le carte d'identità. Comunque è una difesa che va ringiovanita con innesti importanti. Prima abbiamo detto partire dal centrocampo, ma chiaramente qua c'è da, come dire, mettere mano a tutta l'ossatura della squadra, quindi un difensore, un centrale di livello, un centrocampista di livello e un attaccante, perché poi sappiamo che Osimhen andrà via, quindi partire insomma dalla spina dorsale per costruire poi attorno un nuovo Napoli. Condivido anche l'idea del tifoso prima che diceva bisogna vendere i giocatori più forti, io non direi tutti chiaramente. Kvaratskhelia per me è un giocatore al quale puoi costruire attorno la squadra. Il Napoli riparte da Kvara, Lobotka, senza dubbio. Cioè, devi non possiamo, però di un approccio diverso al mercato, come dicevo prima, perché troppe scommesse azzardate. Si è peccato, come dicevi tu, di presunzione, probabilmente, e i risultati sono questi. È una lezione importante, penso anche per la società, perché quando diciamo che qui non si è abituati a vincere, evidentemente non è nemmeno abituato De Laurentiis a vincere un campionato, chiaramente, quindi ha pagato anche lui lo scotto dell'inesperienza in questo caso. Ha pagato lui come Micheli, no, come tutti. Ma se facciamo un'analisi di tutta la squadra quest'anno, allora Meret non ha dato mai garanzie a parte il periodo dell'infortunio. La fase difensiva organizzata, gestita, preparata da Dario Argento. Adesso si parla di innesti a centrocampo e mi avete detto questo nome di Alex Ferguson, ma ce la fa ancora Alex Ferguson? No, non è non è lui. Quello del Bologna. Poi quel Dendonker che non abbiamo mai visto, in cui io credo tantissimo. Ci sono proprio delle falle in partenza. Ci credi più tu di tutti quelli del Napoli? Sì, sicuramente. Ma come spiegate questo Dendonker prende 2,5 milioni e Kvaratskhelia 1,3? Ma scherziamo, dai. Non ne hanno azzeccata uno quest'anno, veramente il Napoli non ne ha azzeccata una neanche per sbaglio. La frase di De Laurentiis rimediare o col mercato è stata una presa in giro anche quella, perché alla fine serviva il centrocampista e il difensore, non è arrivato né il centrocampista, che Dendonker di fatto non è arrivato né il difensore, è arrivato Traoré in condizioni, sappiamo, precarie, sta rientrando in forma, ma a Napoli servivano giocatori pronti nell'immediato. È proprio cervellotica questa cosa, cioè, quando gli arriva il prospetto di Dendonker e la richiesta di 2,5 milioni, la stagione con tre allenatori, parliamo di una stagione con tre allenatori, cioè, questo fa capire tutto. Sì, no, ma io su questo, vabbè, figurati, ne abbiamo parlato, quindi è solare, ma la cosa che mi fa più specie è che arriva la richiesta a De Laurentiis di 2,5 milioni per Dendonker e lui dice sì, e poi tieni Kvaratskhelia 1,5 milioni che ti fa anche, come dire, ti bussa anche alla porta col procuratore. Cioè, ci sono delle situazioni che vanno chiarite quanto peso, prima. Ma anche il peso del cacciatore. Certo, ovvio. Ma c'è vai a recuperare. Poi c'è un De Laurentiis prima della partita a Mediaset che ha parlato proprio di Kvaratskhelia. Ha detto frase importante alla fine su Kvaratskhelia. Ha aperto, diciamo, chiaramente alla possibilità di riconoscere al calciatore la sua crescita. Se sono pronte le pagelle
le vediamo, la regia mi farà un cenno. Sì, le pagelle offerte dai nostri amici di G-Team GVR. Era difficile stasera fare le pagelle perché è una gara strana. Meretti io ho messo 6 e mezzo perché non lo vedo responsabile in nessuno dei gol, ha respinto diversi tiri da fuori, ha fatto quello che doveva fare. Di Lorenzo 5 e mezzo, si addormenta sul palo colpito dal Barcellona e poi la respinta viene ribattuta in rete, lì doveva essere più lucido. E poi rivedendolo, anche il terzo gol nasce da una sua disattenzione. Rachmani 6 e mezzo più per il gol che è stato importante, perché in quel momento con una emorragia aperta Rachmani l'ha bloccata con quel gol, ha dato fiducia al Napoli, ha messo un po' di paura al Barça. Anche su 5 e mezzo si è fatto trovare spesso fuori posizione, ha preso un giallo che ci stava e che per fortuna poi è riuscito a gestire, ma il discorso è sempre lo stesso. Il problema non è Juan Jesus o le colpe di Juan Jesus, ma che Juan Jesus sia titolare in questo Napoli, quando 2 anni fa era arrivato per fare il quinto. Tutto ciò è imbarazzante. Mario Rui 6 e mezzo, a me è piaciuto, aggressivo, ha provato a fare la fase offensiva, a duettare con Quara. Traoré 6 e mezzo per il grande secondo tempo, forse poteva essere anche 6, mi sono lasciato un po' prendere dalla generosità. Lobotka 7 perché è un giocatore troppo importante per questo Napoli, cioè, permette al Napoli comunque di fare il gioco che vuole fare, prendendosi dei rischi, ma con la qualità che ha poi ne esce sempre fuori. Anche se ha 5 e mezzo, che poteva essere anche 5, male anche stasera, come giustamente notava Adriano Pastore, il 3-1 nasce dalla sua disattenzione abbastanza banale con quella rimessa regalata. 6 e mezzo a Politano che fa l'assist, era stato pericoloso, si proponeva a destra, a sinistra, convergeva, tagliava, non capisco perché Calzone l'abbia tolto. Quara 6 perché qualche guizzo l'ha fatto. Osimhen 5 è stato il vero assente di stasera. Gong 5 e mezzo, poteva essere anche senza voto, forse era senza voto. Raspadori 5 e mezzo, non ho visto. Olivera 5 e mezzo, che sale un po' per l'assist che aveva fatto a Lindstrom, perché è una sua bella giocata, in fase difensiva ha sofferto molto. Lindstrom 4 e mezzo perché ha mancato un appuntamento con la storia, e quando manchi ad un appuntamento con la storia sei colpevole. Calzona 6. Non c'era troppo tempo per trasformare questo Napoli, lui ci ha provato, non mi è piaciuto solo nei cambi stasera. Ditemi voi, parto da Angelo, cosa cambieresti, Angelo? Ma in massimo tutto ok, ribadisco il 5 e mezzo penalizza troppo Ngong, che è entrato praticamente a partita finita. Non... Sì, ma penso che sia stato più un errore mio. Sì, poi per il resto vedo tutto abbastanza lineare, sì, non ho nulla da eccepire. Va benissimo anche il 5 a Osimhen perché stasera non c'era. Angelo, il tuo peggiore? Allora, il mio peggiore è proprio perché ha un peso maggiore rispetto agli altri, è proprio Osimhen. Quindi, okay, visto che la fase offensiva è quella che in teoria dovrebbe darci una mano rispetto a quella difensiva, che vabbè, conosciamo insomma tutti i limiti del caso, questa sera non ce l'ha data. Gianluca, il tuo migliore? Il mio migliore è sicuramente Lobotka, forse non avrei dato proprio il voto a Raspadori, non so se ha mai toccato un pallone. Però un quarto non ha giocato, è grave se non ha toccato, sì, il pallone. Sì, decisamente ininfluente. Diciamo che forse Mario Rui è quello che mi è piaciuto di più. Anguissa tra i peggiori, e vabbè, anche Osimhen ne abbiamo parlato, ha fatto molto molto poco. Adriano, il voto a Calzone ti convince? Sì, sì, assolutamente sì. Toglierei soltanto mezzo voto, come dicevi anche tu, forse a Anguissa. Sì, mezzo voto sì. Calzona sì, nel senso che ragazzi, è comunque una partita molto complicata. Io direi, diciamo, per gli amanti del calcio, proprio stasera abbiamo visto dei calciatori, e parlo chiaramente quelli del Barcellona, i giovani del Barcellona, che sono il futuro del calcio. Abbiamo visto come si può fare calcio in un altro modo, quindi puntando sui giovani, un discorso che qui si fa sempre. Quindi voglio dire, Calzona, forse possiamo discutere qualche cambio, però è tutto relativo, diciamo, alla luce di una partita del genere, dell'evoluzione di questa partita, perché Lindstrom per esempio è entrato che probabilmente si voleva dare un cambio di passo
magari in quella zona di campo, ci ha provato, ha fatto due o tre tentativi di dribbling, è andato a scontrarsi direttamente con i difensori, non gli è riuscito nulla, l'occasione l'ha fallita, se invece magari avesse fatto gol, stasera magari Calzona avrebbe preso 7, perché sai, cioè, quella è la differenza a volte poi nel calcio, c'è un errore. La sua prima però, sconfitta. Sì, 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 però diciamo 6, secondo me l'aveva, cioè il 6 ci sta perché l'aveva preparata bene, secondo me, la gara alla fine. Quindi. Ha avuto anche il tempo di prepararlo, a differenza della gara di andata. Cioè, se tu hai Aurelio, poi lo leggiamo, andiamo però un attimo al telefono, pronto? Sì, Mimmo, buonasera. Mimmo, buonasera, buonasera. Io vorrei intanto dire, perché vedo, sento dei ragionamenti, avremmo dato 8 a Calzona se Lindstrom avesse messo quel pallone in porta e ci portava sul 2-2. Vedete, Napoli ha fatto per intensità, per motivazioni, cioè forza fisica e per qualità di gioco, ha fatto una partita fino all'85esima stupenda. Il problema è la qualità di certi calciatori, che si vedeva la differenza con la qualità di certi calciatori del Barcellona sul muovere, come si muovono i piedi. Caro Angelo, quando tu hai detto per quanto riguarda i soldi, il presidente perde un sacco di soldi, il presidente non ha investito, perché se tu prendi Elmas, solo Elmas e Kim, e non pigli quelli che ti ha dato l'Europa, e non pigli quelli che ti ha dato lo scudetto, e non pigli, ti metti a casa Scalvini e Koppmeier con 80 milioni, quello te li porti in braccio il presidente dell'Atalanta, e hai altra qualità, e fai un altro, devi difendere lo scudetto e devi partecipare alla Coppa dei Campioni. Quando giustamente faceva presente Arturo poco fa, e tu vieni quinto e dopo 2 anni ancora arrivi a 37-38 anni e noi dobbiamo non dormiamo perché può darsi che ci mancherà con Jesus, allora qualche problema l'abbiamo, proprio bisogna essere onesti con se stessi. Io confermerei domani mattina, dico a Calzona, ti faccio un triennale, vieni qua subito, però dicendo prendo questo e soprattutto non li prendo io, ma li prende un ottimo magari quello dell'Empoli, un ottimo DS che mi fa una grande campagna acquisti. Ti ho messo a disposizione 150-200 milioni e me la deve a Cardi e mi deve fare una grande campagna. Così sì, questa è lungimiranza. Mimmo, perché sono perfettamente d'accordo con te e ti ringrazio e ti saluto. Grazie Mimmo. Grazie, buona serata. Analisi molto lucida, secondo me, quella di Mimmo, no? Quindi impostare un mercato con un direttore sportivo, con un progetto tecnico, con un allenatore. Quello che non è stato fatto con Garcia, perché poi è stato tutto un rincorrersi, no? Un pensare di dire ma tanto io non sbaglio mai, tanto siamo fortissimi, più 20, no, abbiamo fatto più 20 l'anno scorso. Basterebbe trovare il gemello di Spalletti e siamo a posto, quindi. Quello, anche oggi è tornato, no? Anche su Spalletti, c'è De Laurentiis, sì, su Kvara, che è molto interessante. Sì. Vai. L'offerta irrinunciabile deve arrivare a me, non a lui. Kvara, a lui intende il procuratore, esatto. Kvara ancora tanti anni con noi e io vorrei estendergli il contratto. Lui è stato un signore, ne riparleremo a fine anno e io non mi sono mosso. Se dovesse irrigidirsi, peggio per lui, ma anche per noi. Sapevamo che era un buonissimo giocatore, ma grazie al Napoli ha espresso il meglio di sé ed è giusto che questa valorizzazione noi la pagheremo. Praticamente ha detto: è stato un signore, non mi ha chiesto più soldi, a me conveniva se stavo zitto, però a fine estate bisogna sganciare qualcosa a Kvaratskhelia, sì, no? Ma è giusto, bisogna tanto sganciare anche un bel contrattino, insomma, deve essere onorato, perché il ragazzo quest'anno è stato demoralizzato, è un po' penalizzato da questa condizione. Ci sono stati momenti della stagione in cui quello secondo me che ha avuto la peggio in questo senso, secondo me, sì. Come dicevi, penalizzato proprio letteralmente dal non gioco, dalla staticità dei compagni, per cui veniva addirittura accusato di essere egoista, ma in realtà erano i compagni che non si muovevano, impalati, sì. La gente impalata, non faceva un passo né avanti né indietro. Parlato anche Calzona, recupero Eugenio, abbiamo però un altro amico al telefono, credo. Pronto? 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 Pronto, buonasera. Buonasera. Sono Luigi. Ah, ecco Luigi, ben trovato. Ciao. Vai Luigi, dici la tua. Sì, ve lo dico subito, io sono un ignorante di tattiche.
perché se ho 73 anni e non ne ho capito niente, 3, 4, 5, 8, 24, 7, 8, 28, quindi insomma queste cose non è, io sono ignorante e lo ammetto. Però una cosa da tifosa la devo dire, vince di tutto valore in tavolo. Io ho visto l'Inter giocare, no? Sarti, Bonici, Pacchetti, Pedim, Guarnieri, Picchi, Giaide, Mazzola, Peiro, Corso, un gol facevano, hanno vinto la Coppa dei Campioni, un gol facevano. Allora che cosa voglio dire? Se stasera Lindstrom segnava, se stasera Carlascell segnava, se stasera si hanno mangiato un palo o terzino, se stasera entrava un 2-2, una cosa, o il rigore, ci davano i rigori, noi parlavamo adesso tutti quanti di un grande Napoli, una grande cosa, non parlavano i tattici, non parlavano di meno un niente, chi le sentiva andare, chi le cose. Io da tifoso ignorante parlo, perciò voi siete competenti e io mi levo il cappello davanti a voi che capite. No, Luigi, ma guarda. Io sono ignorante, ve l'ho detto, di tattica. No, però Luigi, sono tifoso del pallone di Indaport. Ma se guardi allora, le pagelle. Non segno un gol da 300 anni, il più grande centrocampista che abbiamo del mondo. Allora io come allenatore direi, Lobotto, tu mi fai una cortesia, tu sei il più grande centrocampista, io ti voglio bene, ma quando stai sotto la porta, pure a porta vuota, fai il suo compagno, perché sempre palloni là, chi là o che l'altro, i centrocampisti, non segnano un gol, ma anche si spara dietro. Invece l'anno scorso, rete, entrava Achille Simeone, rete, entrava quell'altro, rete, mo Carlascella butta, mo Carlascella si pigliava 5 milioni all'anno, quel gol lo segnava, si pigliava no, 5 no, milioni no, all'anno. È chiaro che no, non era quello il discorso. Mi voglio bene. Luigi, era un discorso che si proiettava al futuro, chiaramente, sono non legato a quest'anno. Siete voi, io vi ammiro. No, ma io sono d'accordo con la tua analisi. Noi cercavamo solo di dire che da stasera il Napoli deve iniziare a programmare il futuro. Bravo, e Kvara deve essere il leader di questo futuro. Bravo, e gli va riconosciuto quello che merita. Kvara nel mio cuore è il migliore, per me è bravissimo, per carità. E su questo io ammiro quello che dite voi. Ma io, da tifoso, ignorante, voglio venire a un pallone in perché chi non Barcellona hanno segnato, chi non Barcellona hanno tirato l'asi non era raccomando e se ve lo botto a chi lo tira l'ha tirato poco, ve lo dico io come esperienza, meno male che si è trovato raccomando, perché non facciamo neanche il 2-1, perché lo botto, io non è che ce l'ho con lo botto, per me è il migliore e meritava 10 ogni partita, ma non sa tirare, fateci caso, vedete quanti tiri, voi che potete fare le statistiche, anche sa Lobotka, chi altro che sbaglia, non segnano i centrocampisti nostri, non segnano, venite i centrocampisti delle altre squadre. Sicuramente Luigi, questo è un problema, sicuramente è un problema. Ti devo allora, salutare Luigi. Bravi, voglio bene, forza Napoli, anche noi sono intossicati. Anche noi ti vogliamo bene e anche noi ci siamo intossicati. Nel frattempo, nell'altra gara che si giocava stasera, Arsenal-Porto, la gara è finita ai rigori che si stanno ancora battendo, quindi a breve scopriremo l'altra squadra che accede ai quarti di Champions insieme al Barcellona in attesa delle altre. Domani c'è l'Inter con l'Atletico Madrid. Napoli deve, Angelo, tifare Inter, deve tifare italiane per lasciare aperta, no? Con la speranza quinto posto, sì, per il ranking. Intanto il Napoli deve tifare anche adesso per il Porto, perché insomma l'Inghilterra è terza nel ranking, quindi siccome i posti sono due per le prime due federazioni, quindi in questo momento si tratterebbe di Italia e Germania che prenderebbero il quinto posto. Però è uscito quel Sergio Conceição che era stato, no, vicinissimo al Napoli per un periodo, sembrava, no, che dovesse arrivare al Napoli, poi non è arrivato più. Non è male Sergio Conceição, no? Assolutamente, no, vabbè, sembra un allenatore che può avere un ottimo futuro, ricorda un po' la carriera di Mourinho, sì, in qualche maniera, glielo auguriamo perché significherebbe che poi magari vincerà la Coppa dei Campioni, la Champions League quest'anno. Comunque sì, Napoli deve tifare Inter, deve sperare anche che l'Inter domani faccia una bella maratona contro l'Atletico Madrid, perché è poi un po' stanchi, no? Ormai quello che ci resta è il campionato, quindi si va a Milano e si rimpatta col campionato una partita
per certi versi proibitiva, quindi il Napoli deve sperare intanto in un Inter che non sia al 100%, forse già pagata dalla classifica che ormai diventa impossibile per le rivali, e quindi questa è la situazione. Questa è la situazione, come ha commentato Eugenia questa partita? Mediaset, rigore netto, come può il VAR non intervenire? Che peccato anche Lindstrom. Per quanto riguarda insomma, le parole di Calzona, dice: c'è delusione perché siamo venuti qui per cercare di vincere, ma non ci siamo riusciti. Siamo partiti malissimo, perdendo tanti palloni e concedendo molte ripartenze. C'è anche, insomma, parla anche del motivo del cambio di Politano. Era stanco, in panchina ho calciatori di ottimo livello, volevo tenere il Barcellona sotto pressione. C'è stato un momento in cui stavano soffrendo e servivano forze fresche. Politano ha fatto un'ottima partita anche stasera. E sui cambi, va bene, il finale ho messo dentro qualche attaccante in più e abbiamo perso compattezza. Questa squadra ha bisogno di certezze, non abbiamo il tempo di provare troppe cose. Sul rigore, Osimhen? Anche a me dalle immagini sembrava calcio di rigore, non capisco perché il VAR a questi livelli non interviene su una situazione del genere. Però abbiamo avuto anche la possibilità di pareggiare con Lindstrom e avremmo un po' riaggiustato la situazione. Ovviamente dispiace per il rigore perché sembrava netto. Sembrava netto, Giallo? No, ma ormai si è sparsa la voce, non ce l'hanno dato, è inutile, tanto noi li sbagliamo, quindi... Dici tu, per fare prima, l'ho fatto così. Nel frattempo prosegue la lotteria dei rigori a Londra, l'Arsenal è avanti adesso, c'è stato un errore del Porto, noi andiamo al telefono, pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, come ti chiami? Sono Luigi, Luigi, una coincidenza, l'altro Luigi. Ciao all'altro Luigi, a Luigi l'altro. Luigi, anche tu sei molto arrabbiato, che sensazione ti lascia questa serata? Allora, insomma, l'arrabbiatura è evidente, ma non tanto per la partita, insomma, di questa sera, perché sulla partita e sugli aspetti tecnico-tattici lascio a voi, molto più competenti di me, insomma, le valutazioni e quant'altro, perché a me preme invece affrontare una questione che credo sia opportuno affrontare proprio questa sera. Io mi auguro che la debacle del post scudetto possa costituire la pietra tombale sul ventennio del signor De Laurenti. Si usa il termine ventennio non a caso, perché mi auguro che la categoria dei giornalisti, cioè di quelli che hanno la possibilità più di noi tifosi di interloquire quotidianamente, o almeno insomma, vuol dire il potere mediatico della stampa, insomma, da tutti, smettano i panni, mi ricordano un po' i vassalli al servizio del barone a volte, insomma, perché questo signore, vedete signori, è riuscito con la sua figura saccente a distruggere, questa è un'impresa storica, guardate che qualcosa di eccezionale quello che è riuscito a fare, a distruggere in un anno, nemmeno un anno, cioè dal dopo scudetto che lui ha vinto per caso, perché lui in Napoli ha vinto lo scudetto quando lui con coincidenza ha fatto presidente di Napoli, non c'è nessun merito suo. Lo si continua a chiamare imprenditore, lo si continua a chiamare grande imprenditore, ma non è così, questo è un buon amministratore, tra l'altro ultimamente non sta amministrando neanche buono, perché l'imprenditore è quello che ha delle idee serie sulle quali investe o di tasca propria o facendosi prestare. Luigi, 10 secondi e chiudi e poi magari ti rispondiamo. Ma io chiudo salutandovi, perché mi auguro che veramente questa debacle di questa sera possa costituire l'inizio della fine dell'era De Laurenti. Grazie, grazie mille Luigi. Nel frattempo live da Londra e l'Arsenal a passare il turno, questa non è una buona notizia in chiave ranking per l'Italia e quindi di conseguenza per il Napoli, più precisi i calciatori di Arteta dal dischetto, passa così l'Arsenal, c'è il Paris Saint Germain, c'è il Bayern, c'è il Manchester City, c'è il Barcellona e c'è il Real Madrid ai quarti, domani scopriremo le altre due squadre che vanno a giocarsi questa Champions. Angelo, De Laurentiis non è un buon imprenditore, secondo te?
Io non sono d'accordo, al di là di tutto, io ho trovato osceno il suo comportamento ieri a Sky, imbarazzante la spinta al cameraman, poi ci sono state le scuse, su quell'aspetto io non lo perdono e non lo giustifico mai. Però dei risultati li ha ottenuti sul campo. No, discutere quelli che sono i risultati che ha prodotto De Laurentiis nel calcio Napoli, ma anche nella sua carriera imprenditoriale, certo, non è che abbia creato chissà quali colossi, però insomma è venuto su con l'industria cinematografica, al Filmauro, poi è stato intelligente a capire che su quel campo lì c'era un po' di recessione e quindi si è buttato sul calcio non mi sembra che si possa dire nulla, insomma ha preso un Napoli dalla Serie C, l'ha portato in Europa a vincere uno scudetto, 3 Coppe Italia, una Supercoppa, a partecipare alle Coppe Europee per 14 anni, probabilmente forse si spera anche per il 15esimo, quindi insomma è una squadra che oggi è riconosciuta, oggi il Barcellona ha esultato perché ha eliminato il Napoli che non è certamente più il Napoli di una volta, è un Napoli che l'anno scorso ha fatto parlare di sé, qualcuno lo pronosticava addirittura nella finale, poi non ci è arrivato, ma insomma sappiamo perché e abbiamo visto in quale maniera. Non si può discutere il livello dove il Napoli è arrivato grazie e con De Laurentiis, il problema è un altro, che si è fatto, come dire, si è ubriacato di questo suo trionfo e quindi quest'anno le ha sbagliate tutte, quindi è stato artefice della debacle di quello che aveva creato. Ora significa che deve riflettere sui suoi errori e ritornare a fare le cose per bene come le ha fatte in passato e soprattutto si spera che abbia dei buoni consiglieri, perché purtroppo mi pare che sia un uomo solo in questo momento, che non sia ben consigliato, e mi appello a qualcuno che faccia arrivare la voce alla signora Jacqueline, che è l'unica che può farlo rinsalire con la sua intelligenza, col suo stile, col suo garbo, insomma nella stanza da letto la sera, dica a questa persona di calmarsi un poco e di ritornare a fare l'imprenditore bravo che era prima, perché adesso evidentemente dei passaggi a vuoto li sta pagando cari. Io credo che non sia mai cambiato, l'unica differenza è che prima, come dicevi tu, aveva degli uomini che facevano da filtro, quindi metti, che ne so, Giuntoli, che comunque era un uomo di personalità, che nel momento in cui doveva... Non è filtrabile, il problema è che il presidente non è filtrabile. Vabbè Arturo, ma l'unica cosa vera, no, però io questa cosa la percepisco che è un uomo solo adesso, capito? Ma l'anno scorso, cosa che non ho percepito gli altri anni. Si è messo quasi contro la Spalletti, ha sfidato Spalletti dopo quel famoso scontro Napoli-Lecce. Sì, però una certa... Lui si è isolato, si è noi calmato. Non l'abbiamo visto più, ragazzi. Esatto. Noi da settembre ad aprile. Ma perché De Laurentiis è sparito. Ma perché ha capito che così doveva fare, perché altrimenti sarebbe andato allo scontro. Perché ha capito che forse gli conveniva così, perché a un certo punto ha visto che la squadra stava facendo l'impresa. Quando è ritornato per il doppio confronto col Milan e l'abbiamo perso, perché poi iniziano a fare i disastri. Però vedi, c'è la differenza, Giuntoli senza Giuntoli, perché ora, lasciamo stare, ho detto Giuntoli perché è uno degli uomini chiave. Sì, ma Giuntoli non lo placava nemmeno lui. Non è, vabbè, purtroppo. Sì, però capisci. Non è gestibile. Che... La cosa grave è la deriva di De Laurentiis dopo lo scudetto. Perché lui dopo lo scudetto ha pensato ancora di più. Sì, ma dopo di lo scudetto era da solo completamente. Onnisciente. Io dico che lui è sempre stato così. Vado sì, a memoria. Sì, è sempre stato così. Ho lavorato per loro, insomma. A volte ho subito anche, lavorativamente parlando, chiaramente certe uscite, diciamo, di De Laurentiis. Ricordo, insomma, quando andò alle mani col tifoso a Parma, ce ne sono tante, insomma. Quindi è sempre stato così, soltanto che prima magari gli errori li pagava, ma senza aver vinto il campionato, forse passavano più in sordina questi errori, perché poi ci sono stati anni in cui, insomma, ci sono state difficoltà, anni in cui già si diceva è finita l'era De Laurentiis. Lui è così, è un pacchetto intero, insomma, prendere o lasciare, quindi è chiaro che può stare molto antipatico, però i risultati, come dicevi tu Angelo, sono davanti a tutti, quindi non si possono discutere, e a me non piace quando senti parlare di fortuna, che uno ha fortuna e poi ha i demeriti.
Cioè, no, c'è un equilibrio tra queste due cose, insomma, solo chi non opera non sbaglia. Lui si piglia le responsabilità di quello che fa, insomma, una parte integrante, no? Poi, del percorso, esatto, di ognuno, esatto, di noi. Ma poi, come si dice, la fortuna aiuta gli audaci. Lui spesso lo è stato, a volte è andata bene, a volte è andata meno bene, a volte male, come quest'anno, perché ha azzardato troppo. Però, insomma, a me non mi fido di chi critica sempre costantemente, perché poi lo rifarà al prossimo giro col prossimo presidente, perché non è una questione di persona, è una questione di ruolo. Io ricordo che Ferlaino subiva le stesse cose, voglio dire, abbiamo sentito le stessissime cose, io da amici miei di infanzia, le stesse cose che sentivo dire di Ferlaino le sento dire di De Laurentiis. Attenzione, ti fermo Adriano, perché abbiamo Calzone, abbiamo Calzone in conferenza. Arriva, dovrebbe arrivare Francesco Calzona dopo la sconfitta 3-1 del Napoli a Barcellona. Dovremmo, ecco, avere le sue parole. Sul farsi attaccare alle spalle si vedono più o meno gli stessi problemi a tratti che si vedevano ad agosto. Come si fa ad intervenire? Lavorando, avendo il tempo per farlo. In tre settimane abbiamo giocato 6 partite, non abbiamo avuto tantissimo tempo per lavorare. È chiaro che questo è un difetto, è anche grosso. Le distanze abbiamo perso a tratti, non sempre, non è che siamo stati lunghi per tutto l'arco della partita. È chiaro che poi il problema più grosso è stato quello delle palle perse, almeno la prima parte di gara. Poi ci siamo un po' aggiustati, siamo andati in palleggio discretamente, e abbiamo riniziato il secondo tempo abbastanza bene, poi ci siamo persi un po' sul lungo, anche se poi abbiamo avuto, oltre a rigore che non è stato concesso, abbiamo avuto anche l'opportunità con l'Istrom di pareggiare, però è chiaro che abbiamo concesso troppo a Barcellona. Teleclub Italia e poi la RAI. Buonasera mister, in prospettiva futura la preoccupano più gli errori fatti dalla difesa oppure i gol che sono mancati in attacco? No, i gol che sono mancati in attacco no, perché questa è una squadra che bene o male riesce a trovare sempre la via per far gol. Dobbiamo aggiustare la fase difensiva preventiva, perché oggi non l'abbiamo fatta bene. Nei momenti che l'abbiamo fatta bene abbiamo anche recuperato palla nella metà campo del Barcellona, però è durato troppo poco, dobbiamo allungare il periodo che si lavora bene in fase difensiva. Non è un problema di linea difensiva, ma è un problema di squadra. Sapevamo che ci cambiavano gioco e dovevamo andare in pressione, cosa che abbiamo fatto, ma lentamente. È una delle caratteristiche principali del Barcellona, per cui dobbiamo assolutamente migliorare sotto questo aspetto. Rai, prego. Buonasera mister. Buonasera. Immagino che la delusione nello spogliatoio sia enorme per il risultato, per la serata come è andata. Cosa resta a questo Napoli nei mesi futuri? Oh, resta che non, la matematica non ci condanna, dobbiamo fare punti, cullare questo sogno di raggiungere posizioni importanti. Manca ancora tantissime partite, per cui dobbiamo lavorare, correggere gli errori e pensare a vincere le partite, a fare prestazioni. Più che altro fare prestazioni, perché secondo me i risultati sono una logica conseguenza. Radio Rai. Sì, salve, buonasera. Le chiedo però con quanti rimpianti va via, con l'idea che magari si poteva fare, insomma, il pallone del 2-2, il Napoli l'ha avuto con Lindstrom. E poi, seconda, teme che questa eliminazione così dolorosa, bruciante, possa avere ripercussioni sulla squadra? Tra poco si rigioca, si va a giocare a Milano con l'Inter. No, è chiaro che venire a Barcellona ci sta di perdere. Dobbiamo perdere con più rammarico, perché a tratti abbiamo sbagliato troppo ed è una cosa che non mi piace assolutamente.
poi a tratti abbiamo fatto bene, ma per un lasso di tempo limitato. È chiaro che c'è delusione, però il calcio è questo, bisogna ripartire perché abbiamo una partita importante domenica a Milano, dobbiamo fare punto assolutamente se vogliamo cullare il sogno di aggrapparci alle posizioni di testa. Prima di proseguire, ho letto, ma forse ho letto male, che ci sono stati dei giornalisti spagnoli che si sono lamentati per non aver preso la parola ieri, mi sembra strano. Ci sono giornalisti spagnoli che vogliono fare domande? Uno, eccolo lì, ne abbiamo uno, lì. Prego. Hola, buenas noches, buona notte. Giuseppe Soldado para Jóvenes de la Sexta. ¿Sí me escucha, entrenador? Sí, sí. Lo hemos escuchado antes... Rientriamo, Calzone adesso risponderà ai colleghi iberici, non al nostro Francesco Carbone. C'erano dei tifosi che erano in attesa, ci scusiamo, ma chiaramente c'era Calzone. Se vi va, fate di nuovo il nostro numero che vi daremo la parola a tutto questo dopo la pubblicità. Rieccoci, bentrovati 16 Napoli, speciale Champions, ultima puntata speciale Champions che si chiude questa sera. Noi ci auguriamo con tutto il cuore di tornare l'anno prossimo non solo nella versione campionato ma anche nella versione speciale Champions. C'è una piccola speranza che vogliamo assolutamente cavalcare fino alla fine. Angelo, Calzone sta, secondo me, adesso anche costruendo, no, un po' quello che è il suo tentativo di darsi un domani in questa squadra. Dice abbiamo fatto buone cose ma c'è poco tempo per lavorare, ma ho avuto poco tempo per lavorare, sta chiedendo tempo, quindi un anno in più per darsi una chance su questa panchina. È chiaro che il tempo non ce n'è, lui chiede le prestazioni da cui logicamente anche i risultati, però è un po' contraddittorio, perché come fai a chiedere tempo e poi vuoi le prestazioni? Io credo che in questo momento è bene puntare al sodo, le partite così come le vinci va benissimo, poi col tempo, giustamente, visto che ha bisogno di tempo per lavorare, per far crescere la squadra, verranno anche le prestazioni. Io credo che comunque abbia la possibilità di rimanere, un po' perché non sta facendo un cattivo lavoro, insomma, poi vedremo alla fine di questo ciclo di partite che cosa ne verrà fuori, e un po' perché evidentemente De Laurentiis si è creata quest'aurea di presidente non mangia allenatori, ma insomma che ha cattivi rapporti con i suoi collaboratori, con i suoi dipendenti, e quindi gli allenatori già lo hanno messo nel mirino, qualcuno ha rifiutato già il Napoli, quindi sarà difficile. Ecco, quest'anno alla fine Garcia è arrivato perché ha ricevuto dei rifiuti, si è ritrovato in una condizione in cui ha dovuto ripiegare su Mazzarri, altro errore, perché Mazzarri non era l'allenatore giusto per il Napoli, perché non aveva altra strada da percorrere, e l'intuizione geniale, se vogliamo chiamiamola così, è stata quella di tornare al passato, ma al passato possibile, cioè Calzone. Io credo che i problemi persisteranno anche in sede di mercato di estivo, e quindi in questo sarà agevolato Calzone, perché stando su quella panchina probabilmente avrà maggiori chance di restarci. Sì, proprio nella giornata in cui due ex Napoli vedono saltare le proprie panchine, Benitez esonerato dal Celta Vigo, Sarri dimissionario alla Lazio. Dopo magari recuperiamo anche il pensiero di De Laurentiis sulle dimissioni di Sarri. Io devo andare però al telefono. Pronto? Sì, pronto. Buonasera, benvenuto, come ti chiami? Buonasera, mi chiamo Alfredo. Alfredo, dici la tua. Dunque, la domanda è questa: ho seguito la partita, l'esame della partita. Osimhen non era in forma stamattina, ma io vorrei dire all'allenatore, anche sa, che cosa ci fa in metà campo? La bella statuina? Ha visto cosa ha fatto? E su diverse partite il suo comportamento è quello. Non è piaciuto nemmeno a noi, Alfredo. Non è piaciuto neanche a noi Anghissà, ne abbiamo parlato. Ma Anghissà non ha proprio giocato, neanche lui ci è il suo. Perde la palla, ha preso un mucchio di palle,
fai passare indietro, manca di impegni, proprio 0-0-0, perché l'allenatore non lo sostituisce, non lo toglie proprio di mezzo. Grazie, molto gentile. Grazie Alfredo, vado di corsa ancora al telefono, poi c'è Maurizio Zaccone da Barcellona, pronto? Buonasera Arturo, sono Massimo. Ah Massimo, che piacere, anche se non è una serata piacevole. Non è una serata piacevole perché, Arturo, parliamoci chiaramente, allora, mo dico delle battute diciamo un po' cattive, degli input cattivi. Allora, quando parliamo di imprenditori, a Napoli pure chi era fit era imprenditore, questa è la prima cosa. E quindi non voglio parlare di Laurenzi, non voglio parlare di questo personaggio. Secondo, la questione di Calzona, noi ci stiamo, il problema è che il tifo tu sai che cos'è, diciamo, è quella malattia, cioè quella condizione diciamo estatica che viene dal tifo, cioè che c'era una malattia, quindi guardate che due tipi ce ne pensano, ha cominciato a non capire niente, arrivato sangue e niente, ce ne pensano, non capire niente, dice uno sa che festeria, quindi perciò si dice tifo. Allora il tifo obnubila la nostra mente. Allora, come si chiama? Garcia Mazzarri, oggi Calzona. Calzona, una partita che dovevamo perdere con la Juve l'abbiamo vinta. Due partite che dovevamo vincere senza se e senza no l'abbiamo pareggiato col Cagliari e con il Torino. Con il Barcellona non abbiamo giocato male, guarda che i primi 2-3 minuti il Napoli poteva segnare due gol, Osimhen si è mangiato lo gol, cioè abbiamo perso due occasioni, un rigore che non c'era, abbiamo giocato con un Barcellona con ragazzi di 16 anni, 17 anni, certo non era il Barcellona titolare, ce la potevamo giocare, un rigore che non è stato dato. Io mi sono divertito lo stesso, sai perché? Perché sono venute quattro amiche mie, una più brava dell'altra, una musicista, una ballerina, siamo messi a cantare, abbiamo mangiato un meraviglioso. Massimo, quando ci chiami a noi? Massimo, ti stai distraendo troppo dall'obiettivo ultimamente, però. Non ho capito. Ti stai distraendo troppo dall'obiettivo ma principale. Io mi distrago perché il Napoli, là, il fatto che io sono un tifoso del Napoli è un sentimento, come si dice, un sentimento laterale, un sentimento effimero, perché la cosa bella è poi il fatto che ci dà la possibilità di vedere degli amici e siamo insieme, e questo è il divertimento. Hai ragione Massimo. Poi se il Napoli segna e vince io sono contento, ma se perde io sono un tifoso a responsabilità limitata, perché c'è un sacco di cose nella vita che mi danno gioia, non è solo il Napoli. Se diventasse solo il Napoli fosse stesso orca a capri, capito? Massimo, questi allora, vogliono venire a cena con te, poi ci dobbiamo organizzare. Gli faccio uno spaghetto alla Malone. Spaghetto alla Malone. Ah, quella dell'altra volta. Oggi non l'ho fatto, oggi ho fatto una pasta di zucca, l'ha fatta mia moglie. Grazie Massimo, allora ci organizziamo, ti devo salutare perché devo andare da Zaccone. Ah, voglio fare Zaccone, è troppo simpatico. Comunque sei troppo simpatico. Sta a Barcellona. Ciao Massimo. Ciao Massimo, amico di 16 Napoli, colonna di 16 Napoli, a Barcellona invece Maurizio Zaccone. Maurizio, qual è il sentimento dominante? Non ho capito, ripeti un attimo Arturo. Qual è il sentimento dominante? Ma lo vedo sorridente. Arturo, ovviamente c'è un senso di sconforto, poi ovviamente fai tanti chilometri, non è che sbraiti, però chiaramente c'è disincanto, amarezza, contestazioni anche per l'arbitraggio, per l'occasione sfumata. Poi è ovvio che in questi momenti poi partono dei processi lunghi e infiniti, perché diciamocelo chiaro, questa era la grande speranza di questa stagione, quell'ultima rimasta, quindi adesso tocca un po' fare i conti su capire per cosa lottiamo. E già stiamo ragionando, se sentivo ragionare, di trasferte europee per un'eventuale conference, che poi alla fine il tifoso non si arrende mai, voglio dire, e quindi spera sempre di avere un posto, se non fra le super grandi, almeno fra diciamo le medie d'Europa. Andrà chiaramente questo finale di stagione, dovremo faticare a trovare motivazioni importanti, perché la vedo davvero dura.
Dal campo, Maurizio, e poi ti lascio alla serata spagnola, che percezione c'è stata? Il Napoli, noi dalla TV ci è sembrato un Napoli che dopo i primi 20 minuti di difficoltà ha tenuto bene il campo, ha messo in difficoltà il Barcellona. Da lì voi come l'avete percepita la partita? Sì, superata quella fase iniziale dove si è temuto il peggio, abbiamo avuto la consapevolezza che il Napoli ce la potesse fare, quindi i tifosi hanno incitato fortemente la squadra, ci siamo dannati come tutti voi ai gol mancati, rammaricati dei mancato innesco e la mancata presenza di Osimhen, però il Barcellona dava tutta l'idea che se avevi il coraggio di sfidarla era perforabile, quindi questa sensazione era forte proprio, voglio dire, quindi fino all'ultimo minuto, prima del 3-1, ci credevamo fortemente di poterla portare a casa. E purtroppo poi le cose sono andate come sono andate, conosciamo tutti. Poi sul 3-1 abbiamo ancora... Infatti ai gol sfiorati i boati sono stati fortissimi, non di dire vabbè abbiamo fatto il gol, il 3-2 poco cambia, no, c'era proprio l'idea, fai il 3-2 e poi fai l'assalto finale, quindi ci ha creduto la tifoseria napoletana, però che dirti, per me ci ha creduto anche un po' il Napoli, però come ho detto prima, andare fra le prime 8 d'Europa mentre fatica ad essere fra le prime 8 in Italia era un'impresa davvero difficile. Maurizio, l'ultimissima, qual è stato il complimento più gentile fatto a Lindstrom questa sera da tifosi del Napoli? No, vabbè, ci è stato rammarico per i grandi, perché l'uscita di Politano ha subito un po' tutti e quindi ci si stupiva del perché Politano era uscito. Mario Rivero Olivera non l'ho ritenuto personalmente un cambio sbagliato. Niente, quindi no, non ci sono state imprecazioni particolari se non come ti dicevo un po' per Osimhen, un po' per Traoré che non si innescavano mai come avrebbero dovuto. Grazie Maurizio, ci vediamo domenica. Torna ci a casa. Tutto. Un abbraccio a tutti voi. Ciao Mauri, un abbraccio. Grazie a Maurizio Zaccone da Barcellona. Gianluca, come lo disegneresti Lindstrom stasera? Beh, sicuramente un disegno sbiadito, danese giustamente come l'arbitro, quindi potrei fare una citazione. Cioè una scatola di biscotti vuota. Sì, o oh, peggio, peggio ancora c'è del marcio in Danimarca, quindi... Purtroppo nulla di buono, nulla di buono. Grazie allo shakespeariano Musca. Andiamo al telefono, pronto? Pronto? Buonasera, benvenuto, come ti chiami? Buonasera, sono Felice da Cavalli di Segni. Ciao Felice, come stai Felice? Perché male. Ormai è notte fonda, come stai? Male. Ci hai creduto? Un po' ci abbiamo messo del nostro, però devo essere sincero. Io con altri amici avevo già considerato il fattore arbitraggio, vi dico la verità, già da ieri stavo parlando, spero che l'arbitro non si faccia condizionare. Il secondo tempo l'arbitro si è fatto condizionare, espulsione, fallo sullo botte Catarusso, non è stato preso in considerazione. È vero, quello era un fallaccio. Quello è un fallaccio da Russo, quello è piede a martello, è fallaccio da Russo, per me. Anche se sono tifoso del Napoli, però secondo me è fallo da Russo. Il rigore, vogliamo contestare quel rigore, è stato calpestato il piede di Osimhen. Osimhen spettatore non pagante, per me Osimhen stasera spettatore non pagante. Mi dispiace, ha fatto la stessa partita che ha fatto col Torino. Felice, stasera doveva mordere il campo Osimhen, perché si è detto negli ultimi 5 giorni che lui pensava al Barcellona, stasera non sembrava così. No, ha perso lo scontro diretto. Calzona, un ragazzo di 17 anni lo ha contrastato. Calzona lo terresti Felice l'anno prossimo? Calzona io sì lo terrei. Io lo terrei. Volevo fare giusto una disquisizione. Vai. Su quello che è successo ieri sul presidente. Vai Felice. Posso? Volevo solo dire, io sono uno strano difensore di ADL. Ieri non mi è piaciuto, però voglio dire una cosa, stamattina in radio si sono sentite accuse e offese verso il Presidente che io da nessuna parte ho sentito. I napoletani dovrebbero capire, io chiamo da Cava di Difesa,
i napoletani dovrebbero capire che amare Napoli significa anche mantenerla pulita, combattere l'illegalità. L'altro giorno sentivo in una TV di Napoli che il 50% dei napoletani non paga la TARI. Scusatemi per la disquisizione che non c'entra niente, però amare Napoli è anche questo, combattere l'illegalità, ma amare Napoli significa questo, e non contrastare un signore che da 18 anni a Napoli di Serie A ci ha portati ai vertici del calcio nazionale e internazionale. Ieri non mi è piaciuto, però ADL è quel signore che ci ha portato. Ne abbiamo parlato, Felice, abbiamo fatto la tua stessa però molte volte viene attaccato. Non ci dimentichiamo quello che ha subito il signor De Laurentiis l'anno scorso quando usciva da una visita medica da quattro imbecilli, offese personali, e gli hanno augurato anche la morte. Quindi lasciamo stare. Ieri grazie, non mi è Felice. Piaciuto, però vorrei una vostra considerazione. Grazie bravo, mille, bravo. Grazie mille, Felice, continua a seguirci, come sempre il canale è il 16, la regia giustamente ci stava facendo vedere le immagini che sono diventate virali di un De Laurentiis scatenato che è andato a tirar via Politano dai microfoni di Sky, poi ha aggredito anche un cameraman. No, scindiamo le due cose, Angelo, i due momenti vanno assolutamente scissi, stigmatizziamo assolutamente il linguaggio, i modi, l'aggressività che diventa proprio anche fisica, e lì va totalmente nel torto da quello fatto al Napoli, ma quello non è che lo cancelliamo, però si deve dare una calmata, È chiaro che questo non va a inficiare il suo operato e la sua qualità di uomo, di uomo che lavora in un certo ambito, nella fattispecie quello calcistico, quindi chiamiamolo come vogliamo, imprenditore, amministratore, chiamatelo come volete, però è uno che sa fare le cose, ha le sue idee, a volte anche le anticipa, e quindi è una persona che non può essere svilita da quelli che sono i suoi stessi atteggiamenti, cioè questi sono atteggiamenti che lui non dovrebbe proporre, almeno in pubblico. Sappiamo che è una persona che magari in privato si lascia spesso andare, sa essere anche amabile, per carità, ha due facce De Laurentiis, però deve capire che queste cose in pubblico non le deve fare, sotto le telecamere, davanti alle telecamere, dietro le telecamere, e sono cose che danneggiano se stesso, danneggiano la sua immagine, danneggiano l'immagine del club, non certamente l'immagine dei napoletani, perché poi sto sentendo anche cose assurde, tipo che De Laurentiis danneggia l'immagine dei napoletani, no, danneggia se stesso e danneggia il Napoli, punto. No, ma poi De Laurentiis rappresenta se stesso, come esatto. Tutti noi rappresentiamo se stessi. Esatto. Dobbiamo uscire da questa logica di la brutta figura, la cosa, perché ci rappresenta. No, ognuno rappresenta se stesso. Noi rappresentiamo se stesso. Però tu hai De Laurentiis a Mediaset, giusto? Sì, Calzona affidabilissimo. Dimissioni di Sarri da perdente, doveva chiudere la stagione. Ecco, leggiamo proprio questo passaggio su Sarri, perché no, tante voci ci sono in queste settimane, torna Sarri al Napoli, io non ci ho mai creduto, sì. Penso che De Laurentiis abbia messo una parola fine a questa situazione. Mi ha molto stupito, dopo le prime esperienze che ti qualificano come un professionista, ti devi assumere le tue responsabilità, se te accetti un ruolo devi portare a termine il tuo impegno per rispetto verso la società, i calciatori ed i tifosi. Troppo facile dare le dimissioni, chi le dà è un perdente. Non conosco le motivazioni, ma Lotito non mi sembra irruento. È un uomo che ha delle qualità e si devono trovare soluzioni nel rapporto, per cui una squadra quasi a fine campionato non si lascia. Diciamo che mi fa anche sorridere questa cosa, perché De Laurentiis ha pregato in ginocchio che Garcia si dimettesse prima, è lo stesso con Mazzarri. Forse a me fa ridere lì non gli avrebbe dato nei perdenti. A me fa ridere il fatto che per De Laurentiis lo Tito non è un roente. Cioè, quindi partiamo. Pensa alla sua scala di. Ma tra i due, però, De Laurentiis lo batte proprio. E perciò pensa alla scala di lui, batte sicuramente lo Tito, che è suo amico, c'è il rapporto è buono. È chiaro che si è levato un sassolino dalla scarpa dopo. Esatto, insomma, i rapporti con Sarri sono rimasti sempre un po' sul filo del rasoio, no? Diciamo che Sarri non tornerà al Napoli, anche perché credo che a fare il secondo di Calzona, forse sì. Posso fare una domanda? Vai. Cioè, secondo voi ADL con chi ha rapporti che siano diversi da quelli con Spalletti, con Sarri? Io i rapporti buoni sono quelli che durano pochissimo, perché quindi, quelli che durano più di due anni. Quindi una domanda ce la dobbiamo l'unico fare. L'unico con cui forse si è salvato è Ancelotti, che è durato poco, e forse con Benitez è riuscito perché, a mantenere perché un buon sono due uomini
molto pacati, molto calmi e che non sono irruenti. Non vanno allo scontro, non vanno allo scontro. Però fatemi fare una riflessione così proprio estemporanea. Dopo quello che gli è stato detto nella famosa conferenza stampa, quando gli è stato rinfacciato di essere volgare, di approcciarsi alla stampa e al mondo del calcio in quel... Lui invece di calmarsi ha fatto anche peggio, quindi forse è il caso di non dirglielo più. No, allora questo è il caso, io lo dico da anni, qui ci si ostina spesso, no, a voler dirgli cosa fare, come deve, come non deve fare, e senza capire, e poi sono 18 anni, che quando glielo dici fa esattamente l'opposto. Esatto, è la riflessione. È sempre stato così, sempre, mi ricordo dal 2004 in poi, qualsiasi cosa gli si diceva poi gli faceva esattamente l'opposto, quindi non funziona. Perché lui gode a provocare, sì, lui non passa neanche contro. Paga le conseguenze, ma è... I nostri amici da casa lo sottolineano, gli arbitri, ma... qualche sassolino magari se lo tolgono anche loro. Andiamo al telefono, certo. Pronto? Ciao, buonasera. Ciao, buonasera, sì, come ti chiami? Michele. Ciao Michele, benvenuto, dici la tua. Cioè, io volevo dire una cosa, io non volevo parlare del Presidente perché sinceramente ognuno è padrone delle proprie scelte che fa, quindi non entro nel merito del Presidente, però volevo chiedere una cosa, tecnicamente proprio, secondo me c'è un errore proprio tecnico da parte dell'arbitro. Io ho fatto l'arbitro e ho fatto tanti anni fa, però mi aggiorno sempre. Vai. Sul fatto dell'ammonizione del calciatore sullo bot, la gioco fermo, là non si ammonisce, o si espelle oppure non si fa niente. Non si dà l'ammonizione, perché quello è un errore tecnico proprio fatto dall'arbitro, non è che questo abbia fatto in modo che perdesse il Napoli, però se voi evitate i nomi su questa cosa qua, perché Angelo... No, scusami, tu dici o si espelle oppure... Oppure non si fa niente, non si dà l'ammonizione. Ma perché dici che gli hanno segnalato il giallo dal VAR, questo intendi? Sì, perché sarà ammonito. Perché lui non l'aveva visto, hanno ammonito dopo, no, sì. Il calciatore non può essere ammonito, o viene espulso oppure il gioco è fermo, quindi perché l'azione viene fermata perché è fuori gioco, e quindi in automatico tu o espelli il calciatore perché gli hanno detto dal VAR, oppure non fai niente assolutamente, perché non devi fare assolutamente niente. Quello è un errore tecnico madonnale che ha fatto dell'arbitro, anche perché il secondo tempo, io sono un grande tifoso ma anche un appassionato di calcio, io nel secondo tempo l'arbitro si è proprio rivoltato dall'altra parte, capisco il Barcellona, capisco tutta la blasonatura della squadra, e su questo Angelo, che è uno studioso di queste cose, qua mi può dare altro. Ma guarda, praticamente noi stiamo guardando la partita, il primo tempo, e Gianluca Musca fa: mi sta piacendo l'arbitro, e io gli ho detto: vediamo Gianluca fino a che punto riesce a mantenere questo metro, perché lui è partito bene e poi l'ha perso. Sì. E poi, infatti, come dicevi tu, voleva aggiungere che ha ragione il telespettatore sul caso specifico. Aspetta, vai, chiudi amico da casa e poi Gianluca. Posso? Vai. Ah no, dicevo così, le piccole cose poi fanno grandi, fanno diventare grandi, fanno laterali conto, cioè per l'arbitro secondo me si è proprio rivoltato, perché ma è la blasonatura del Barcellona, è quello là. Il calcio di rigore è netto, c'è poco da fare, no? Non può non dare un calcio di rigore. No, io ho sentito qualche trasmissione che dicevano un calcio di rigore al 70%, 75%, o è rigore o non è rigore. Non è che ci sta un presunto rigore. No, ma qua non c'è proprio il dubbio. Il contatto c'è. Ti ringrazio, che ho altri amici da casa, grazie mille. Continua a seguirci quando gioca il Napoli, prima, durante e dopo, noi ci siamo sempre. Giallo. No, volevo dire, tu hai fatto l'arbitro, quindi sai benissimo che il gioco era fermo, quindi quella era proprio condotta violenta, e volevo dare ragione al telespettatore, era un rosso diretto. No, ma poi è pericolosissimo quell'intervento, non l'abbiamo praticamente mai rivisto perché non ci hanno fatto poi più rivedere, però ci poteva stare il rosso. Mi fa piacere che poi i nostri amici da casa interagiscono anche su più argomenti, che ci danno un'analisi completa di una serata abbastanza strana. Vai, posso, per smorzare, noi il monitor abbiamo Sky, stiamo vedendo, e vorrei dire che il nodo della tua cravatta è molto più bello di quello di Paolo Di Canio. Assolutamente sì, è vero, c'è un brutto nodo Paolo Di Canio, hai ragione. Siamo quasi in chiusura, grazie alla regia per il primo piano. Adesso c'è l'Inter, ragazzi, c'è l'Inter, si riparte dal campionato, 10 gare, 10 per provare a fare più punti possibili. Verosimilmente ne serviranno almeno 24-25 per sperare nel quinto posto, sperando che poi basti per andare in Champions. Eugenia, questo Napoli ha la testa adesso per buttarsi a capofitto nel campionato con tutte le delusioni che ha avuto?
Personalmente credo di no, perché insomma le statistiche dicono insomma che il Napoli successivamente a delusioni del genere quasi mai riesce a, insomma, ad alzare la testa. È vero che ci sono anche delle gare difficili, soprattutto quella di domenica, però anche se comunque l'Inter ha già lo scudetto in tasca, però insomma bisogna comunque affrontarle, bisogna comunque dare un senso a questo finale di stagione. Ovviamente anche ed ancora più difficile, perché davanti abbiamo l'Atalanta, non tanto la Fiorentina, ma la Roma, il Bologna, insomma, che stanno facendo un campionato stratosferico, soprattutto la Roma che con De Rossi sta volando, e quindi non è sicuramente facile. Lo poteva essere nel momento in cui ci fosse stato ancora Mourinho, quindi probabilmente avresti potuto rosicare ancora dei punti, però a questo punto non credo, non sono molto fiduciosa, la verità. Gianluca, 10 gare per salvare la stagione, alla fine questo è il titolo di stasera. Sì, e vi sorprenderò con in anticipo una delle dichiarazioni che ascolteremo sicuramente: sono 10 finali, lo diranno, preparatevi. Grazie, non vi voglio sorprendere, però questa è la prima dichiarazione che faranno. In più voglio aggiungere che io credo fortemente nel calo di Bologna e Atalanta. La Roma non lo so, quella secondo me sarà il nostro avversario fino alla fine. Grazie a Gianluca per questa previsione dal futuro. Una volta era Arturo l'uomo dal futuro, stasera sei stato tu. Adriano, diceva Gianlu, Bologna, Roma, Atalanta, devi arrivare avanti almeno due di queste, o una, perché altrimenti sei sesto. Sì, è difficile, molto difficile. Chi puntare? E guarda, invece io pensavo più Roma e Bologna. L'Atalanta mi sembra, per uno storico insomma di anni fatti in un certo modo, più quadrata insomma mentalmente, però al di là di questo il Napoli deve fare la corsa su se stesso, anche perché poi l'Atalanta finisce sempre in crescendo, anche proprio per una preparazione impostata da Gasperini. Esattamente, dicevo, però il Napoli deve fare la corsa su se stesso, deve pensare a fare più punti possibili. Boh, chiaramente parte con la gara di San Siro contro l'Inter, che è quella assolutamente più difficile, lo è sempre stata anche storicamente, tra l'altro, anche in epoche insomma auree, però deve fare la prestazione e deve pensare partita dopo partita, non ha altre alternative, c'è poco da fare chiacchiere. I giocatori dovrebbero ora, come diceva Mazzarri citando l'ex allenatore del Napoli, testa sul manubrio e pedalare. Tanto quest'anno gli ex sono talmente tanti che non si sbaglia mai, quasi come le tante ex di Angelo Forgione. Non abbiamo notizie della posta del cuore, però. Purtroppo non abbiamo l'animo, perché il Napoli, quando il Napoli non vince non riusciamo a parlare di queste cose. Mi cala anche il livello, il tenore anche, della mia anche vita sentimentale. Anche il livello di testosterone, ci cala tutto, Angelo. Dicevamo insieme Bologna, Atalanta, Roma, ci sarà il fattore Europa che potrebbe incidere, perché l'Atalanta è ancora in corsa, la Roma è sicuramente in corsa perché il 4-0 col Brighton gli dà ampie garanzie per il ritorno. Ecco, quello può incidere un po' in questa corsa, con Napoli che adesso invece ha solo il campionato. Sì, in virtù del fatto, o più che altro, se c'è, ecco, stasera se dobbiamo trovare l'unico fattore positivo dell'eliminazione del Napoli, è che adesso il Napoli avrà tutte settimane tipo su cui lavorare, visto che Calzona richiede questo genere di preparazione, quindi lavorare tutta la settimana e presentarsi la domenica o il sabato con una squadra che abbia assimilato e preparato bene le partite. E la classifica parla chiaro, insomma il Napoli è staccato di 3 punti da Roma e Atalanta, che sembrano in questo momento quelle più accreditate. Il Bologna certamente ha il vantaggio dei punti, però attenzione perché ha perso Zirkzee, e quindi questi sono colpi che per una squadra che non è abituata a stare in quelle posizioni, perdere un giocatore così importante potrebbe, non dico che sicuramente accadrà perché Bologna ci è sembrato solido quest'anno, però potrebbe rappresentare un piccolo fattore inaspettato per la squadra felsina. E io vedo la Roma in questo momento molto lanciata, perché ha forza mentale, perché ha ritrovato la voglia di stare insieme, di seguire l'allenatore. Del resto la partita
partita che stava praticamente perdendo a Firenze e l'ha recuperata all'ultimo secondo, quindi questo è proprio segno di una volontà, di una presenza. Quindi in questo momento il Napoli è sfavorito, è tutto molto in salita, però bisogna provarci, a cominciare da Milano, e lì c'è il fattore, ecco, lì ti puoi giocare l'orgoglio, cioè vai a giocare contro una squadra che magari resterà ancora in Champions League, che è prima in classifica in assoluto, quindi le motivazioni, ti ha tolto lo scudetto, le motivazioni verranno domenica, quindi non sono così sfiduciato rispetto a quell'incontro lì. Sarà molto difficile, come del resto sarà difficile tutto il resto della stagione. Arturo, come dicevi tu, secondo me il fattore coppe avrà un peso specifico sia per la Roma, per l'Atalanta, e poi anche la famosa Coppa di Bologna. Pessima, veramente. Gianluca chiude con questa Coppa di Bologna e ci doveva per un blackout, sarebbe servito per chiudere al meglio la serata, invece purtroppo siamo ancora in onda. Io chiudo questa serata ringraziando Amato Di Sunno per le riprese, Peppe Andrita per le elaborazioni grafiche, Orlando Matalazzo in regia. Vado a salutare Eugenia Saporito. Buonanotte a tutti, buonanotte a voi e forza Napoli sempre. Buonanotte Eugenia, purtroppo saluto anche Gianluca Musca che non saluterei dopo questa battuta finale. No, vabbè, quella era una colta citazione, però guarda, non fa niente. Un saluto. Corso io, diciamo che Napoli ha bisogno un po' di culatello. Esatto, ecco. Bravo. L'hai colta tu, ti ringrazio. È diventata una salumeria praticamente. Buonasera a tutti. Ringraziamo come sempre l'amico di 16 Napoli, Adriano Pastore. Grazie a te, grazie ai telespettatori. Grazie Adriano, chiudiamo, proviamo a chiudere un sorriso, una serata amara. Angelo Forgione, è andata così. È andata così, però... Ritornerà anche la posta del cuore. Ritorneremo noi sorridenti, ne sono sicuro, prima o poi il Napoli ci farà tornare a sorridere. Buonanotte a tutti. Ritornerà la posta del cuore, tornerà Zaccone, torneremo tutti quanti. Domenica appuntamento per Napoli-Inter alle 20.30 più o meno, per raccontare questa che è una delle ultime 10 tappe di questo campionato, con Napoli che non può sbagliare, purtroppo è successo già tante volte. Buonanotte.